Buonasera a tutti. Intanto, mentre completiamo queste operazioni di controllo Green Pass e foglietto con i dati, vi vado un po' a raccontare la modalità della serata. Prima di iniziare il Consiglio Comunale, quindi prima di dare la parola al Segretario Comunale per l'appello, vorrei spiegare un po' come svolgeremo questo Consiglio Comunale aperto. Prima di tutto ricordo ai consiglieri di inserire la tessera, perché se non inserite la tessera non siete presenti e non potete utilizzare la vostra base. Ricordo a tutti i cittadini e i consiglieri che di lasciare il proprio posto il meno possibile. Lo so che è complicato, però insomma lasciare il proprio posto il meno possibile, e se si allontana si ritorna al proprio posto. Per quanto riguarda lo svolgimento della serata, noi avremo, da quando inizieremo il Consiglio Comunale, 3 ore per poter fare la nostra parte del Consiglio Comunale, poi dovremo sospendere e poi uscire 20 minuti per poter arieggiare i locali. Queste sono le regole che ci sono state date. Per quanto riguarda il comportamento, chiaramente siamo purtroppo in 2 anni di pandemia e quindi siamo tenuti a tenere la mascherina. La mascherina va abbastanza, va giusta sul naso, non va calata, insomma sono tutte le regole che poi sapete. Ve lo ricordo soprattutto ai consiglieri, perché, o chi parla, perché siamo ripresi comunque. La modalità che utilizziamo da diverso tempo in Consiglio Comunale è la registrazione video che fa verbale. Per quanto riguarda invece la modalità della serata, si svolgerà in questo modo. Ci sarà un relatore, delle categorie economiche, che ci presenterà l'ordine del giorno che hanno presentato e tutti i gruppi in Consiglio Comunale hanno sottoscritto. Si aprirà l'intervento dei cittadini, tutti i cittadini presenti che vogliono possono intervenire. Vengono al microfono dell'ospite, che è quello lì all'inizio del banco. Ogni cittadino avrà il loro cappuccio nel sedere al microfono, ma poi dopo ci sono i responsabili del settore che li aiuteranno a fare le cose come vanno fatte. Faranno il loro intervento. Scusate, consiglieri. Faranno il loro intervento e poi insomma torneranno a posto. Alla fine degli interventi dei cittadini ci saranno i normali interventi dei consiglieri comunali, che loro conoscono già la loro modalità, quindi 10 minuti per l'intervento principale, 5 minuti per il personale, conclusioni della giunta e del sindaco, dichiarazioni di voto e votazione, scusate, ma faccio molta fatica a parlare con la mascherina, votazione dell'ordine del giorno. Come fate voi cittadini, mi rivolgo a voi soprattutto, a prenotarvi in Consiglio Comunale? Ci sono i ragazzi degli affari generali che vi seguiranno, vi potete prenotare fino alla fine dell'intervento di tutti i cittadini e poi verrete chiamati uno alla volta e verrete giù al microfono, quello lì è l'ospite del pubblico. Penso di aver detto tutto. Ripeto, per i cittadini che si vogliono prenotare, per i rappresentanti delle categorie quant'altro, vi prenotate dai ragazzi degli affari generali e loro poi vi daranno a me l'ordine degli interventi. Detto questo, non avendo altri argomenti da illustrarvi, lascio la parola al segretario comunale per l'appello. Buonasera a tutti. Allora, diamo inizio a... No, segretario, deve accendere il pulsante rosso. L'ho provato, no, ma...
Ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti, diamo inizio a questo Consiglio Comunale procedendo con l'appello. Allora, Renata Tosi, presente. Rosati, presente. Frisotti assente giustificato, Angelini, presente. Pellegrino, presente. Maiolino, presente. Mussoni, presente. Galassi, presente. Pullè, presente. Boschetti, presente. Vandi, presente. Bedina, Ragni, Ricci, testa assente giustificata, Vescovi, Imola, Gobbi, Andruccioli, Gambetti, Ruggeri, non la vedo, dov'è la Ruggeri? Ah, ok, perfetto, Carlo Conti, Del Bianco, Ubaldi, non lo vedo, per il momento mettiamo l'assente, e Paolo Tonti. Ok, Presidente, possiamo dare inizio bene alla discussione. Bene, consiglieri. Io... è arrivato anche Baldi. Io, consiglieri, vorrei introdurre l'unico argomento presente a quest'ordine del giorno, che è un ordine del giorno delle categorie economiche della città di Rizzone, che sono Federalberghi, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Cooperativa Bagnini Rizzone, Cooperativa Bagnini Adriatica e Confartigianato. Le stesse hanno presentato un ordine del giorno, oppure linee di indirizzo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. A quest'ordine del giorno presentato dalle categorie economiche, tutti i gruppi consigliari hanno ritenuto di doverlo fare proprio e presentare. Quindi questo ordine del giorno è in Consiglio Comunale. Ci lascerei la parola al relatore, che non vedo, che non è ancora arrivato. È di fuori che fa la fila? Allora, non... aspettiamo un attimo, intanto... Sì, io lo chiamo relatore perché è la persona prima che parla, ma hanno tutti lo stesso valore, tutti lo stesso significato le categorie economiche. Non è che ce n'è una più delle altre. Era solo per usare dei termini classici da Consiglio Comunale, mi rendo conto che... non è semplice anche questa operazione di controllo, rimane purtroppo faticosa, ma è l'unico sistema che abbiamo per poterci confrontare in Consiglio Comunale. Ricordo ai consiglieri comunali di inserire la tessera, altrimenti non sono presenti. Lo so che è una cosa poco simpatica. Ben arrivato, Bruno. No, vabbè, c'è sempre il segretario che dice che sono presenti. Però voglio dire, in modo che il sotto registro ancora... Bene, aspettiamo le ultime operazioni di iscrizione. Intanto qualcheduno si è già iscritto, penso che speriamo che se ne iscrivano altri. Intanto
Io avrei bisogno dell'elenco delle persone che devono... Non è fatica dargli la parola. Bene, lasciamo la parola al signor Bianchini Bruno, che magari Sara, se vai a aiutarlo un attimo col microfono e quant'altro, grazie, che ci illustrerà il loro progetto proposta. Grazie. Innanzitutto grazie per il signore, ma non è proprio il caso, non sono un signore. E mi scuso per il ritardo, ma le necessarie procedure d'accesso a questa sala, che sono diciamo rese necessarie dagli eventi e dalla pandemia che stiamo vivendo, ovviamente ci hanno portato anche a questo e quindi siamo arrivati, siamo pronti. E prima di leggervi il documento, vorrei dire, anticipare due cose e sarò brevissimo nonostante il mio carattere normalmente prosaico. Un ringraziamento ovviamente a tutti coloro che hanno favorito la realizzazione di questa serata, molto importante in relazione agli eventi che abbiamo vissuto l'estate appena trascorsa. Un ringraziamento ai rappresentanti delle categorie economiche che hanno lavorato tutti assieme alla redazione di questo documento, che come potete immaginare è un documento che è frutto della sintesi dei pensieri e delle proposte lavorate ed elaborate in comunione con tutte le persone, con tutti i rappresentanti delle categorie economiche. E per ultimo un auspicio, ovvero sia che questo possa essere non un caso isolato, ma l'inizio di una nuova fase, di un nuovo modo di lavorare, di collaborare fra pubblico e privato e fra le categorie economiche e coloro che rappresentano invece la fase politica della nostra città. Vado subito quindi alla lettura del documento. L'associazione di categoria Federalberghi, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cooperativa Bagnini Riccione, Cooperativa Bagnini Adriatica presentano congiuntamente il seguente documento quale linea di indirizzo al Consiglio Comunale aperto sul tema sicurezza e ordine pubblico, documento che auspica un confronto fra le categorie economiche, l'amministrazione comunale e le altre forze politiche della città. Premesso che la stagione turistica ha visto nel complesso una forte tenuta del comparto turistico che nonostante la difficile situazione nazionale ed internazionale ha registrato ottime prestazioni in termini di presenze ed arrivi, si rende necessario valutare costruttivamente alcune criticità che sono fortemente emerse nel corso dell'estate scorsa. Il fenomeno delle baby gang e il susseguirsi di episodi di violenza e microcriminalità che hanno caratterizzato la stagione estiva ed hanno entrambi origine e dinamiche che travalicano i confini comunali, ma che devono tuttavia farci riflettere ed agire come comunità intera e territorio. Sono eventi gravissimi sul piano dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma anche dell'immagine complessiva della nostra città, al punto da mettere a rischio il modello turistico stesso, da sempre accogliente ed inclusivo e centrato sul benessere dei nostri ospiti. Eventi rivelati dannosi sia per i turisti che li hanno vissuti, sia per coloro che hanno preso dalla situazione dall'ampia risonanza che i media in genere hanno propagato. Siamo una località turistica ed abbiamo il dovere di tutelare i nostri ospiti, soprattutto quelli più giovani, minorenni, che ci scelgono per divertirsi in modo sano.
Il tema della sicurezza e le strategie per garantirla sono prioritarie in una città e, al pari della promozione, vanno preventivamente affrontate onde evitare le emergenze e difficoltà nel gestirle. È giusto il momento, a bocce ferme, di fare una profonda riflessione su quanto è accaduto e iniziare a progettare opportunità tali da 1. Evitare il ripetersi di un'altra estate con simili contenuti. 2. Iniziare una campagna di comunicazione e promozione incentrata sul ripristino e la valorizzazione del brand Riccione offuscato dagli ultimi avvenimenti. Non vi è modalità più opportuna del Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza, al fine di accogliere istanze e proposte dei cittadini, categorie rappresentanti dell'associazionismo riccionese. Sarebbe preferibile la modalità in presenza, ovviamente in osservanza delle normative vigenti antipandemiche. Per poter intervenire adeguatamente occorre capire cosa sta succedendo ai nostri giovani. Nel disagio giovanile si inseriscono tematiche sociali inevase, come i giovanissimi, cosiddetti di seconda generazione, residenti nelle periferie urbane, acuite dalla diminuzione dell'interazione sociale causate dalle misure di contenimento. La reazione si esprime talvolta con l'aumento di diverse forme di dipendenza o con forme di autolesionismo e o violenza estrema. Gli episodi accaduti frutto di questa devianza giovanile devono essere certamente visti come reati, ma vanno anche letti come segnali di richiesta di aiuto. Parlare altresì genericamente di giovani è limitativo, perché occorre conoscere bene di che tipologia di giovani si tratta per andare ad isolarli, salvaguardando tutta quella grandissima fetta di sana audience giovanile di vitale importanza per la città di oggi e per il futuro prossimo. La domanda che ci poniamo e che al momento non ha trovato risposta è come sia stato possibile che una parte decisamente minoritaria dei giovani fruitori abbia potuto seminare il panico e creare ingenti danni, soprattutto d'immagine, fuori da ogni controllo preventivo. Le forze dell'ordine, sia sovracomunali che territoriali, non sono state sufficienti come organico ad evitare il proliferare di predetti eventi, da rilevare la responsabilità di alcune attività che hanno operato prive di scrupoli, contribuendo fra l'altro ad aggravare il fenomeno, e hanno inteso lucrare sull'accatastamento, fra virgolette, scusate il termine, di giovani e giovanissimi. È necessaria un'azione collettiva capace di coinvolgere tutte le istituzioni territoriali e le categorie economiche, perché il fenomeno è sociale e quindi trasversale. È assolutamente indispensabile che dal Consiglio Comunale Aperto esca una voce unanime di tutte le forze politiche, economiche e cittadine, che segni il primo passo di un cammino teso alla totale inversione di tendenza rispetto alle problematiche in discussione. Tutto ciò premesso, avanziamo all'amministrazione e da tutte le forze politiche, in un atteggiamento costruttivo, le seguenti proposte. Per quanto di competenza sovracomunale, a) predisposizione di una proposta normativa da condividere con gli altri comuni del territorio a vocazione turistica, che riconosca le maggiori esigenze di predetti comuni, al fine di rendere strutturali i rinforzi e le presenze delle forze dell'ordine nel periodo di maggior afflusso turistico. B. In ogni caso, aumento numerico delle forze dell'ordine addette al controllo e alla sicurezza sul territorio comunale di Riccione, includendo le spiagge, fra virgolette, con particolare attenzione alle spiagge libere, il controllo dei lungomari e della battigia pubblica, specialmente nelle ore notturne, nonché la messa a regime di un controllo periodico delle colonie e delle strutture abbandonate in area Marano, notoriamente rifugio di delinquenti di varia natura che provengono da oltre il confine territoriale. Trasformazione del presidio di polizia attualmente presente in Piazzale Roma in presidio stabile aperto 24 ore su 24 dal mese di maggio al mese di settembre compreso. Incremento del personale della polizia ferroviaria in servizio della stazione di Riccione. Sottoscrizione di un protocollo con le forze dell'ordine preposto al controllo e al monitoraggio dei social circa l'uso pernicioso degli strumenti di comunicazione informatica. Per quanto di competenza comunale, istituzione di un tavolo sulla sicurezza composto da rappresentanti dell'amministrazione comunale, sindaco, assessore competente, rappresentanti delle forze dell'ordine e rappresentanti della sezione di categorie economiche, allo scopo di monitoraggio, analisi e proposte tese alla definizione di strategie preventive e difensive sul tema dell'ordine pubblico.
incremento del personale di polizia e delle risorse adesso destinate, onde incrementarne la presenza notturna e la capacità di controllo e monitoraggio anche da remoto, con apposite installazioni di telecamere sugli assi principali e nelle zone maggiormente frequentate. Costituzione all'interno di predetto corpo di una sezione specializzata al presidio e al controllo del territorio, nonché al controllo amministrativo delle presenze consentite negli appartamenti a locazione breve ad uso turistico, nonché sulle strutture ricettive in merito alla comunicazione in questura sui clienti alloggiati e relativo controllo presenze minorenni non accompagnati, attenzionamento a passaggi di gestione aziendale con controllo sistematico sulle nuove gestioni secondo le normative vigenti rivolte all'antiriciclaggio. Predisposizione di regolamenti e applicazione di sanzioni di concerto col tavolo di cui al punto A, tali da consentire interventi tempestivi nei confronti di quelle attività che palesemente stanno arrecando danno agli esercizi e all'immagine della città di Riccione. Di concerto con il tavolo di cui alla lettera A, predisporre una strategia comunicativa e di promozione che ricalchi il concetto di vacanza sicura e serena a Riccione, danneggiato durante la stagione appena conclusa, e valorizzi il brand Riccione. Concludiamo con l'auspicio che le nostre proposte possano dare un valido contributo alla risoluzione delle problematiche su esposte. Ci firmiamo i rappresentanti di Federalberghi Riccione, CNA Riccione, Confcommercio Riccione, Confesercenti Riccione, Cooperativa Bagnini Riccione, Cooperativa Bagnini Adriatica Riccione, Confartigianato Riccione. Questo è un po' la sintesi del documento, delle proposte che avremmo intenzione di presentare a questo spettabile consesso, e dal quale ovviamente ci attendiamo una risposta positiva. Vi ringrazio. Grazie, signor Bianchini. Prima di concedere la parola al signor Casadei Diego, ricordo a tutti i presenti che si possono prenotare, se vogliono intervenire, lì al tavolo della segreteria. Prego, signor Casadei. Tutti. Un attimo che ancora non è atteso il microfono. Hai detto tre ore poi la pausa, hai voglia, guarda, mi siedo. Ho sentito bene prima, mi sono preoccupato molto. Vado? Allora, rinnovo i saluti e i ringraziamenti. E posso star seduto, no? Mi trovo più a mio agio se mi è concesso, visto che il microfono mi sembrava basso. Allora, nel momento che abbiamo cominciato a incontrarci come categorie economiche, a proposito di questo tema importantissimo, fondamentale per la vita sociale di qualsiasi città e in maniera particolare per una città turistica come la nostra, dove la sicurezza è un momento fondamentale per i cittadini ma anche per i turisti, abbiamo avuto subito chiaro che avremmo dovuto produrre un documento condiviso e condivisibile da tutti, perché questo problema, il problema della sicurezza, è un problema che riguarda tutta la città, tutte le sue componenti, trasversalmente alla città. Cioè noi volevamo produrre un documento della città per la città, e questa cosa mi sembra sia stata in qualche maniera recepita, perché tutti i gruppi consigliari l'hanno recepito, l'hanno firmato, e questo è stato grande motivo di grande soddisfazione per noi, anzi io a nome di tutti vi ringrazio vivamente, perché il senso del nostro documento, chiaramente, che è un punto di partenza, una base, era questo. Di conseguenza questo luogo, Consiglio Comunale, che normalmente è un luogo di discussione, di confronto, diventa, come a mio modo di vedere, certamente, come è già successo recentemente in un altro paio di situazioni, mi riferisco al Consiglio Comunale aperto sulla
sul commercio e quello sul progetto UNESCO, un luogo di condivisione, condivisione da parte della città, ma soprattutto un luogo di impegno da parte di queste amministrazioni e delle amministrazioni che si susseguiranno, da parte della politica tutta, ma anche da parte delle componenti economico-sociali della città, per portare avanti, per seguire questo documento. Perché questo documento noi riteniamo sia appunto la base di un lavoro che ci vedrà, che vedrà tutta la città e tutte le sue componenti nei prossimi mesi e nei prossimi anni mantenuto affrontare questo problema affinché certe situazioni non si possano più verificare o comunque vengano decisamente ridotte e affrontate nella sua cosa. Questo è il senso del documento, è il senso di quello che è stato prodotto. Quello che noi ci aspettiamo poi di poter dare comunque il nostro contributo in dei tavoli che l'amministrazione vorrà in qualche maniera con gli organi competenti mettere a disposizione, anche per segnalare quelle che possono essere le criticità che noi rileviamo sul territorio, in maniera da far sì che possano essere affrontate nella maniera più tempestiva, come c'è scritto nel documento. Dopodiché qui potremmo parlare come categorie, ma io preferirei invece rimandarlo a successivi tavoli di lavori, a situazioni particolari, no? Io potrei parlare della spiaggia, delle criticità che abbiamo avuto quest'estate, dei problemi delle spiagge libere, di altre situazioni, no? Come il fatto che per ordinanza la spiaggia in realtà dovrebbe essere chiusa dall'una alle 5 di notte, che è un orario dove chi vive alla spiaggia in maniera positiva, usiamo questo termine, normalmente non la uso in quegli orari, per cui si potrebbe anche vedere di adottare dei sistemi di chiusura, ma per favorire anche il controllo di altre zone che sono più in difficoltà, riferendomi sempre alla spiaggia, alle spiagge libere o aree particolari. Però tutti questi discorsi poi secondo me vanno affrontati in dei tavoli appropriati che, nascendo da questo documento, verranno poi, ci auspichiamo, predisposti per affrontare il problema. Io ringrazio di nuovo tutti e lascio la parola a chi viene dietro di me. Grazie a tutti, buonasera. Grazie signor Casadei. Grazie signor Casadei. E lasciamo la parola al signor Vagnini Fabrizio. Prego signor Vagnini. Allora, buonasera a tutti. Volevo di conseguenza fare un po' il punto su quel documento che abbiamo fatto. Io penso che per quanto riguarda la sicurezza non è che deve riguardare una parte di città, non deve riguardare la maggioranza, non deve riguardare l'opposizione, ma deve riguardare tutti i cittadini riccionesi. Per cui è un problema comune e questo è il senso del documento che noi abbiamo fatto, perché comunque noi viviamo di una stagione estiva. Quella stagione estiva, se per un qualsiasi motivo non funziona, noi le ripercussioni ce le abbiamo per tutto l'anno. Allora io spero che, come speriamo tutte le categorie economiche, perché rappresentiamo comunque degli interessi, questi interessi comunque riguardano tante attività e la stragrande maggioranza della nostra realtà vive di turismo, per cui è un problema molto importante. Detto questo, qui ognuno nei vari livelli deve fare la sua parte, nel senso che sia a livello di città si deve fare di più come amministrazione. Poi, visto che il problema riguarda un po' tutta la costa, ci sono delle amministrazioni comunque nuove, io mi auspico che da parte anche della nostra amministrazione ci sia un fronte comune anche con gli altri per fare più forza rispetto, perché poi oltre a un problema locale diventa anche un problema strutturale nazionale. Noi abbiamo vissuto questi due anni che ancora non ne siamo usciti dal problema, come tutti sappiamo, visto che siamo con la mascherina e facciamo fatica anche a parlare, però da quel lato lì noi abbiamo avuto una stagione di recupero, per cui alla fine tanta gente non è andata all'estero, è venuta qua.
Se questa problematica deve continuare anche il prossimo anno, quelle ripercussioni le avremo, perché una volta che ci auguriamo il prima possibile che si libera questa situazione, i tanti turisti italiani magari guardano più all'estero, non guardano più a noi. Ma se noi riusciamo, quelle cose che sono emerse quest'anno e questo disagio giovanile, che però lo dividerei in vari punti, e vorrei fare un attenzionamento anche su questo discorso qui, perché quando si parla di disagio giovanile riguarda varie fasi, perché ci sono dei gruppi che sono venuti quest'anno, più che disagio giovanile, di anagrafico hanno l'età, ma di delinquenza ne hanno un gran bel po'. Per cui quelli sono proprio cambiare anche le leggi per fare di modo che queste persone vengano, non dico perseguite con un fine estremo, però siccome fino ai 3 anni le pene sono depenalizzate, per cui se quelli che sono arrestati, perché poi le forze dell'ordine ogni tanto ne prendevano qualcuno di queste persone qui, di questi personaggi, poi il fatto è poche pattuglie, il fatto è che una volta arrestati, quelle pattuglie che poi non girano perché devono stare lì tutta la serata e tutta la notte per stendere il loro... perdono tutta la notte per quanto riguarda, e per cui hai una pattuglia in meno che gira nella città, e visto che sono poche, per cui arrivata la mattina dopo questo qui è già fuori perché è denunciato piede libero, perciò dentro non va per niente. Allora cosa succede? Bisogna rivedere le pene. Se per noi come città turistica, egoisticamente parlando, se gli danno anche 2 mesi, perché non è che pretendiamo che gli diano degli anni, quei 2 mesi noi l'estate la finiamo, perché poi alla fine il fenomeno sono poche centinaia che girano un po' su tutta la costa, per cui questi bisogna perseguirli, perché non sono più fenomeni di ragazzi, e questo è un punto. Sulle politiche giovanili, quello è un discorso diverso, che è la stragrande maggioranza dei giovani. Qui si parla, quando la bocca si ha sempre il disagio giovanile, se ne parla, poi di concreto su tutti i livelli non si fa mai niente. Investimenti sui giovani non ce ne sono, su tutti i livelli, si parla solo. Allora, visto che la stragrande maggioranza di questi ragazzi ha vissuto, come abbiamo vissuto noi adulti, questa situazione, poi è anche fenomeno di questi giorni, leggendo i giornali che questi giorni, i danni che hanno creato psicologicamente a questi ragazzi, oltre che il documento che mi auspico che venga approvato da parte di tutti, si dovrà cominciare a parlare veramente di interventi per quanto riguarda il disagio giovanile. Ce ne sono di punti per quanto riguarda il disagio giovanile. Infrastrutture si può parlare, reinvestire nello sport, perché se noi abbiamo una tradizione sportiva negli anni, non è che questa è sparita, però reinverdire le strutture che abbiamo, parlo anche a livello locale, reinvestire, perché quando parliamo di giovani bisogna che gli mettiamo a disposizione anche le strutture. Politico giovanile, parlando dalla regione, parlando dallo Stato, non solo a livello locale, e allora probabilmente quel disagio giovanile andrà comunque piano piano aggiustandoci. Ma se noi ci focalizziamo solo su poche cose, sicuramente quei problemi ce li ritroveremo non il prossimo anno, ma spalmato nei vari anni, perché i danni che si sono creati in questi 2 anni di pandemia li vedremo anche negli anni futuri. Per cui la dividerei in 2 parti, perseguire chi veramente è delinquente, ma comunque nella stragrande maggioranza che sono giovani, magari farci a capo come città, che la filosofia dello sport è sempre stata l'apice, farsi capo con iniziative proprio nel confronto del disagio giovanile. Questo è un po' il discorso che volevo dire, però per finire volevo comunque che la città si mostri unita su questa situazione, perché quando mi chiamano i giornalisti, quando succedono certe cose, noi sappiamo benissimo che esaltano più i giornali per vendere, anche se ultimamente ne vendono pochi, dove ci sono magari dei disagi, poi dove la stagione va bene, quella passa in secondo piano perché magari da quel lato lì è già assodata. Per cui non togliamo l'attenzione su questa situazione e va bene, concludo qui e grazie a tutti per avermi dato la possibilità di parlare. Grazie. Grazie mille, signor Vagnini, grazie mille. Ora diamo la parola al signor Copioli Giancarlo.
Grazie, ringrazio tutti per questa opportunità. E sono d'accordo su quel documento che abbiamo presentato, e però non volevo parlare solo di questo, perché ci ha è venuto fuori una parte brutta della nostra città, ma la nostra città negli anni ha prodotto molte positività, partendo subito dagli albori, da appena formato il comune, hanno scelto la nostra città subito nei primi anni 20, abbiamo avuto Mussolini che ha scelto di stare qua e le proprie vacanze le ha scelte di stare qui, forse quella volta era molto ambito anche da altre parti, ma ha scelto noi. Sono arrivati gli anni del boom economico, subito dopo la guerra, gli anni 60, c'erano molti artisti di quella volta chiamati dalla Dolce Vita che venivano qua a fare le vacanze, venivano qua a esibirsi nei nostri locali. Nella metà degli anni 70 Dino Sarti ci ha fatto una canzone, sono arrivati gli anni 80, le discoteche, le nostre discoteche hanno fatto tendenza in tutta l'Italia, forse anche fuori, e Aquafan, artisti famosi hanno cominciato la loro carriera qui, Fiorello, Giovannotti, gli 883, J-Ax con gli Articolo 31, famosi DJ, nel 90 Aperto il Cocco, poi sono arrivati i locali del Marano, intorno al 2000, ultimamente, qualche anno fa, 17 mi sembra, altra canzone sempre su Riccione. Noi abbiamo sempre primeggiato, anche nella parte opposta, nel male, perché comunque tutto questo movimento, tutta questa buona produzione di economia per noi ha prodotto nella seconda parte, nell'altra parte della medaglia, ha prodotto sacopelisti, schiamazzi, atti vandalici da chi usciva dalle discoteche sballato, problematiche di chiasso, di rumore dei locali del Marano, difficoltà anche negli spostamenti in quell'area, le notti rosa, un ragazzo trovato morto sulle rive, sulle sponde del Marano. Però nel bene e nel male la nostra città ha sempre primeggiato, ma primeggiare, questa parola, dove la vogliamo mettere? Anche solo, lo vogliamo solo guardare sotto un punto di vista che io sono più bravo degli altri, che mi prendo tutto lo spazio possibile e immaginabile, ma anche vogliamo ragionare anche sul mettersi a disposizione di chi subisce un sopruso. L'ordine pubblico e la sicurezza, come vi ho fatto notare prima, chi l'ha affrontata, sia chi prima è stato al governo di questa città, che ora sta seduta sui banchi dell'opposizione, sia chi l'ha affrontata adesso, affrontandola da soli, diciamo che non siano stati ottenuti nell'immediatezza i risultati. Noi con quel documento vi chiediamo di lavorare assieme tra voi, opposizione, forze di governo, e con noi, rappresentanti delle categorie economiche, della società civile. Cerchiamo di lavorare assieme, perché forse su questo tema così particolare, così complesso, che ci ha mandato sui giornali in maniera negativa, forse lavorandoci assieme
magari riusciamo a tenere un po' di più. Grazie. Grazie signor Copioli. Ricordo al pubblico che chi vuole iscriversi può sempre farlo. La prossima persona che chiamo è il signor Corbelli Roberto. No. Buonasera signor Corbelli, prego. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie dell'opportunità che ci avete dato. Mi sono preso un po' di appunti e ringrazio l'opportunità che si è dato, come ha detto giustamente nell'inizio della lettura Bruno, sarebbe stato preferibile sicuramente poter fare una condivisione maggiore con tutta la città, e questo è una cosa importantissima, questo del Consiglio Comunale Aperto secondo noi è un momento di confronto vero con tutta la città, più persone riescono a partecipare, più riusciamo a coinvolgerle, più riusciamo a far passare i messaggi positivi. Come chi è intervenuto prima di me ha detto, il coinvolgimento delle associazioni è fondamentale. Uso dire spesso che vorrei che le associazioni avessero la prima parola, perché la prima parola è quella che può indicare la strada. Poi l'ultima parola non spetta alle associazioni, spetta a chi deve gestire e guidare la città dal punto di vista politico, chiunque esso sia. E come ha detto qualcuno prima di me, sarebbe bello che chiunque sarà poi da domani al governo della città si impegni nel portare avanti quello che noi con un confronto diciamo aperto e sincero abbiamo cercato di portare come contributo per il bene di tutta la città, di qualsiasi colore essa sia. Mi sono preso gli appunti perché alla mia età la memoria un pochino cede. Tra l'altro Copioli ha detto una cosa interessante nel suo intervento: puntare sulla nostra identità culturale storica. Credo che sia fondamentale, possiamo guardare quello che succede in giro per il mondo, ma poi lo dobbiamo declinare in funzione di quello che noi siamo dentro. Andare a prendere qualcosa che vediamo fuori e farlo nostro non funziona se non è interiorizzato bene. E il percorso che lui ha citato, partendo dalla nascita della città, voleva, secondo me, esprimere proprio questo concetto. Partiamo dalle nostre radici, dalla nostra cultura. Questo è fondamentale, perché è lì che possiamo trovare poi arte, storia, scienza, tradizioni, tecnologia. Quella ci servirà sicuramente. Si usa dire che oggi non ci sono più i colori nella politica, se ne sono solo due, il verde e il blu. Il verde della sostenibilità e il blu della tecnologia. Questi sono gli unici due colori che possiamo accettare in termini politici, perché si parte dal principio che siamo qui per cercare tutti di fare il bene della città, e quelli sono gli unici due colori che io riconosco e credo che sia importante accettarlo. Se poi andiamo a guardare che in base a quei due colori si può ragionare in termini di società delle mangrovie, dove si unisce il digitale e il virtuale, come dice il professor Floridi, allora forse abbiamo capito cosa fare per poter trasformare questa città e incominciare a eliminare i problemi che purtroppo si sono evidenziati negli ultimi tempi. Siamo una città multitasking e di conseguenza dobbiamo rimanerlo, lo siamo sempre stati. Abbiamo ospitato tanti tipi di turismo e dobbiamo cercare di farlo. Pertanto va compreso il periodo storico in cui ci troviamo. Vi ricordo che nel 2015 l'ONU ha dato un obiettivo nel 2030. E noi avremo i prossimi 10 anni dove tutti correranno per cercare di risolvere, di attuare quegli obiettivi, i 17 goal della sostenibilità. Sostenibilità non significa solo ed unicamente ecologia, anzi, al contrario, in primis, se guardate i 17 goal dell'ONU, si parla di società, di integrazione, di risolvere i problemi che poi noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle quest'anno. Allora forse dobbiamo incominciare anche a guardare quelli. E ci riusciamo solo se creiamo dei contenuti culturali forti, non solo esteriorità, non solo estetica, ma etica prima di tutto. Ricordiamoci poi che c'è il PNRR e ci sono finanziamenti come Creative Europe della Comunità Economica Europea che ci possono aiutare per costruire un percorso in questa direzione. Spesso si dice che le città in declino rappresentano
quello che sono i territori nei quali vivono. Ecco, mi piacerebbe che noi non fossimo una città in declino, mi piacerebbe che noi tornassimo a essere una città propositiva, innovativa, che pone la cultura, l'arte al centro con la tecnologia, per il bene comune, partendo dal pensare alla città come un vero e proprio corpo umano che non può avere un squilibrio tra le gambe e il cervello, tra un arto e il fegato, ma deve essere in armonia, ragionando in termini di città armoniose, o come dicono Harmonious City. Forse ho parlato troppo. Grazie dell'attenzione. Grazie, signor Corbelli. E ora chiamo a parlare il signor Bianchi Mauro. Prego. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e dell'opportunità di poter essere qui in questo Consiglio Comunale aperto. Rappresento Riccione Intrattenimento e ringrazio l'associazione di categoria per il lavoro che hanno fatto, perché comunque ogni lavoro che viene fatto per la comunità è sempre una bella cosa. E condivido tutto quello che hanno scritto, anzi ci mettiamo a disposizione se c'è bisogno, soprattutto in termini di comunicazione, perché comunque le attività che rappresento hanno dei canali social che possono contribuire anche a qualsiasi forma di comunicazione che può portare, io non dico Riccione, a ripulire la sua immagine, perché dal mio punto di vista Riccione gode di ottima salute, almeno per quello che è il comparto che rappresento con i locali che fanno parte del consorzio. Sicuramente ci sono stati dei fatti gravi, dei fatti che bisogna cercare di intervenire con l'aiuto delle forze dell'ordine, con il dialogo, con l'unione di tutte le forze politiche. Però quello che io ancora mi sento dire in giro quando vado è: che figata Riccione, che fortuna che avete voi a Riccione. E io vorrei ripartire da questo, cioè vorrei neanche ripartire, continuare da questo, perché secondo me Riccione gode di ottima salute, abbiamo avuto questo inciampo, ma anche in termini di comunicazione spero che non si vada a tirar fuori Riccione è sicura. Dobbiamo darlo per scontato, i nostri turisti devono darlo per scontato. Se sono un ristorante non scrivo non troverete un capello nel piatto, lo do per scontato che non lo trovo, come voglio che i turisti che vogliono venire a Riccione diano per scontato che sia sicura. Quindi i panni sporchi cerchiamo di lavarli in casa e cerchiamo di puntare, di continuare a puntare su quel percorso di qualità che almeno per quanto riguarda i locali dell'intrattenimento sto vedendo, perché sono nati tanti locali nuovi, tanti sono stati rinnovati, il Cocorico aprirà settimana prossima, tutto rinnovato e con una nuova veste, il Prince è diventato musica e quindi questo miglioramento e questa strada verso la qualità che è cominciato qualche anno fa va avanti e secondo me è proprio il segnale che serve, ma è anche, diventa anche un antivirus. Noi ci siamo costituiti come Riccione Intrattenimento anche per cercare di essere un antivirus su quei prenditori che vengono a Riccione a fare la stagione, senza preoccuparsi di dare alcol ai minori, mettendo personale a sicurezza inferiore, e alla fine anche i fatti dell'anno scorso, come si era parlato in quell'incontro che c'era stato a settembre, mi sembra ottobre, aperto, alla fine i buchi neri, i locali che poi hanno creato dei problemi sono sempre quelli. E soprattutto, cosa che era uscita in quella riunione, sono contento che ancora non l'ho sentito, fortunatamente si è smesso di demonizzare il mondo dell'intrattenimento, che comunque, come diceva il signore prima, fa parte della storia di Riccione dagli anni 60. Si è evoluta, naturalmente prima c'erano le band, oggi ci sono i grandi DJ. E quindi questo, puntare sulla qualità, e un appello che mi sento anche di fare, visto che andiamo verso la campagna elettorale, cerchiamo di mantenere dei toni pacati per far sì che non ci sia uno spot negativo su Riccione vicino alla prossima stagione, che comunque sarà importantissima, e speriamo che sia veramente una stagione normale senza nessun tipo di limitazione. Grazie a tutti. Grazie mille signor Bianchi. Ora chiamo a intervenire il signor Piero Rossoni. Prego, signor Rossoni. Mi siedo un attimo. Allora,
Io parlo come cittadino, potrei aggiungere un po' di sighe, ma faccio il cittadino a tutti gli effetti. Mi faccio alcune domande che ho segnato. Interventi molto belli, la Graziella Di Bruno, a cui voglio bene per tanti motivi, è un impegno che a noi cittadini piace, cioè l'idea che anche le organizzazioni imprenditoriali si diano da fare, perché insomma, facendo un po' di geografia, quando io vivo in una città non è che solo gli imprenditori vivono le problematiche, ma siamo cittadini, no? E bello anche l'ultimo intervento quando dice Riccione deve essere quel luogo dove, e anche quello precedente della persona di fianco a me, dove io trovo accoglienza, inclusione, adesso vediamo cosa vuol dire inclusione, green, non pale in mezzo al mare che non funziona, green vero, non green demagogico, o figlio di lobby economiche un po' deviate, a mio parere. Quindi, voglio dire, un buon riccionese dovrebbe sapere cosa vuol dire green. Infatti, Riccione ha il più alto numero di alberi pro capite, ha ristrutturato i parchi, ha cercato di fare un po' di tutto di questo tipo, ha abbassato il tasso di inquinamento, ha la raccolta di rifiuti più alta di tutto il territorio, direi che non sono obiettivi da poco. Poi si può digitalizzare, tenendo conto che la digitalizzazione non deve essere discriminatoria, ma deve essere da smart city. E allora faccio un passo indietro. Volete sapere come hanno vissuto i cittadini come me? Io abito in Viale Ceccarini, non distante da tanti episodi, l'invasione di questi personaggi, di cui la maggior parte hanno un'identità ben precisa, nel modo peggiore possibile. Noi abbiamo trovato una città indifesa, a cui non possiamo dare la colpa all'assessore Raffaelli, al sindaco Tosi, neanche se schieravano tutti gli agenti di polizia del forzo municipale, avrebbero potuto fronteggiare una cosa che aveva una caratteristica nazionale. Lo sapete benissimo, non prendiamoci in giro. Questi allarmi c'erano, erano sulle chat, visto che qualcuno dice controlliamolo, dicevi tu Bruno, dove indicavano andiamo a Riccione a fare casino. Uso il termine più dolce, in realtà non c'era scritto quello. Andiamo a Riccione e chi è venuto? Fette marginali, marginalissime di periferie urbane che non sono abbandonate perché i sindaci di quelle città non vogliono seguirle, ma che sono lasciate allo sbando perché una nuova cultura, una new age negativista dettata da, mi scusi l'amico delle discoteche, da una culturame rappeggiante e dintorni, ritiene che bisogna fare non gli scapigliati, non i decadentisti del 7-800, insomma, figure culturali, ma che non esprimono assolutamente una massa. Così ci capiamo, no? Quindi vedere orde di post-barbari come si può dire, digitalizzati del terzo millennio è una cosa che va risolta semplicemente, finché è possibile, con le forze dell'ordine. Sapete quando si sono piazzati davanti alla metropolitana, ai treni, eccetera? A fine agosto. Io mi piazzavo lì prima, molto prima, perché lo sapevo. E quando il comune di Riccione, pulito, io cerco di star morbido, ma insomma qualcosa dovevo pur dire. Il comune di Riccione non ha partecipato a un comitato, sapete che si formano tutti questi comitati, eccetera, eccetera. I cittadini poi sono molto innervositi dai comitati in genere, perché poi se non portano a niente sono solo roba di burocrazia. Con un netto ritardo e soprattutto senza dare le forze dell'ordine. Quindi quando Bruno dice, io non è che voglio reprimere, io sono personalmente, ho fatto di tutto e di più nella vita mia, però avevo un senso che non ha mai portato a distruggere una città, a distruggere anche un'economia, a condizionare le cose. E parlo da giovane, quando avevo 18-19 anni, non andavo in giro a sfasciare le città per nulla, non andavo in giro a protestare perché è giusto manifestare e protestare, forse è meglio ricordarlo, ma volevo qualcosa che in parte ho anche ottenuto. Ok? Allora, finisco.
Io credo che l'appello deve essere questo. Noi dobbiamo dare tutte queste belle cose, però bisogna che le forze dell'ordine siano adeguate e scientificamente preparate. Insomma, guardatevi un Law and Order, guardatevi un CSI e forse facciamo prima a risolvere il problema, perché ci voleva molto capire che se io volevo fermare della gente che, è vero, sono 5 le agenzie che danno in affitto gli appartamenti, però poi alla fine si è andato a vedere che la maggior parte di questi signorini che si vedevano a gruppetti, a piccoli crocchi, a balotte per strada, non erano abitanti qui, non neanche pagavano l'affitto qui, ma prendevano il trenino da zone urbane, oggi si va anche piuttosto veloci, e venivano qui a, mettiamo a Soquado, Riccione. Allora, finisco, questa antipatia per Riccione veramente mi sta sull'anima, per non dire un'altra parola, perché proprio dall'orgoglio che voi avete, io sono da 20 anni, vivo direttamente a Riccione, ho fatto anche qualche cos'altro, eccetera, eccetera, mi dà veramente fastidio, perché io Riccione la voglio top, la voglio leader come voi, la voglio concreta, però ognuno faccia il suo mestiere. E se giù a Roma, finisco, qualcuno il suo mestiere non lo sa fare, bisogna che glielo diciamo. Ok? Questo penso che le forze politiche, ma soprattutto i cittadini, abbiano perfettamente avvertito dentro e fuori questa sala che cosa è successo quest'estate. Grazie, grazie signor Rossoni. Ora chiamo a intervenire la dottoressa Monica Staurenghi, segretaria provinciale del SIUL. La dottoressa Monica Staurenghi, segretaria provinciale del SIUL. Buonasera, sono il segretario del SIUL, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia. Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale per l'invito che ci ha riservato. Il SIULP da sempre è stato promotore dell'apertura di un commissariato di pubblica sicurezza nel comune di Riccione, che per una variegata molteplicità di motivi non ha purtroppo mai trovato soluzione. Il SIULP è stato molto critico all'inizio dell'estate rispetto ad una incomprensibile decisione di chiusura dei posti di polizia stagionali, che sono stati sempre sicuri punti di riferimento per cittadini e turisti. E quest'anno purtroppo abbiamo trovato una situazione completamente diversa. Nella scorsa estate la nostra provincia ha visto una forte impennata del numero dei reati, con episodi di cronaca che hanno creato nell'opinione pubblica una rilevante e accresciuta percezione di insicurezza. A seguito della pandemia sono aumentate le presenze turistiche in Riviera, anche se magari non erano neanche così aspettate, ma i rinforzi estivi delle forze dell'ordine non sono stati adeguati, come avete detto tutti. Abbiamo avuto solo 46 unità della Polizia di Stato in tutta la provincia di Rimini. Solo Riccione ha avuto 6 unità della Polizia Ferroviaria, che comunque non sono stati ovviamente sufficienti, e la cosa ancora più grave è che lo sono stati per un periodo molto limitato, poco più di un mese. In tale situazione ci corre l'obbligo, proprio come sindacato maggioritario sul piano nazionale, di rilanciare una forte politica rivendicativa sul versante della sensibilizzazione di tutti i soggetti esterni ed interni all'amministrazione della pubblica sicurezza, perché venga riconsiderata in un'ottica diversa, più costrittiva e più realistica, la tematica della sicurezza sui nostri territori. E quindi qui bisognerà comunque insistere e aprire delle trattative nuove per la riapertura dei posti stagionali. I lavoratori della Polizia di Stato della provincia non possono essere il punto di sofferenza per tutte le carenze decisionali e organizzative dei vertici ministeriali. Essi devono, e direi vogliono, hanno sempre dato il massimo del proprio impegno per la tutela della comunità, dei cittadini, ma non possono assolutamente, a nostro avviso, essere lasciati soli di fronte a questo scenario di riferimento. Quindi le responsabilità ricadono sicuramente sul nostro Ministero.
Chiediamo perciò, anche in questa circostanza, il forte impegno di tutte le forze politiche, anche e soprattutto quelle qui presenti questa sera, ad accompagnare l'azione del SIULP su questo versante. Noi vogliamo ribadirlo, siamo sempre disposti a fare la nostra parte in questa battaglia che riteniamo non solo di tutela dei lavoratori di polizia, ma di difesa della legalità di questo Paese. Un saluto a tutti e buon lavoro. Grazie mille, dottoressa. Grazie mille. A questo punto chiamo la dottoressa Anna Bisulli, che è il segretario provinciale del SAP. Anna Bisulli. Poi ricordo ai cittadini, mentre la dottoressa si prende posto, che dopo la dottoressa ho solo un altro intervento prenotato. Se si vogliono prenotare i cittadini, altrimenti poi passeremo ai consiglieri comunali, che dopo loro hanno la loro cosa. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito. Sono segretario provinciale aggiunto del Sindacato Autonomo di Polizia e ovviamente la presa d'atto e le dichiarazioni fatte dalla collega Monica Saureng del SIULP sono del tutto condivisibili anche dal mio sindacato, perché purtroppo quest'anno più di altri anni siamo stati in sofferenza per quello che riguarda la mancanza di invio di personale adeguato e la mancata apertura dei posti di polizia della Riviera, e quindi abbiamo patito ancor più la situazione. Volevo fare una precisazione su quello che riguarda, ho sentito parlare molto stasera di quello che tratta l'ordine pubblico. Forse c'è una visione un po' confusa della gestione dell'ordine pubblico, che è una cosa che spetta agli organi a ciò preposti, quindi prefetto e questore, e ovviamente vanno coordinati di volta in volta con le amministrazioni comunali e vanno gestiti con un certo criterio, per cui chi è preposto a questo ovviamente se ne deve fare garante, e si deve fare anche garante del fatto che vengano comunque attuate tutte quelle direttive e tutte quelle situazioni che possono consentire al cittadino di avere una maggiore percezione di sicurezza e vivere sicuro nella propria città. Noi come sindacato siamo ovviamente favorevoli a qualsiasi aiuto possiamo dare al fine di garantire sia l'operato dei colleghi sia il benessere dei cittadini, perché le cose vanno di pari passo. Quindi ci presteremo a qualsiasi ulteriore magari invito possa venire dalla vostra amministrazione comunale, tenendo presente che come sindacato possiamo partecipare, dare consigli, eccetera, però possiamo sollecitare anche l'intervento dell'organo superiore, ma ognuno deve comunque fare la sua parte. Volevo aggiungere una cosa, se posso permettere una cosa alla quale tengo molto. Si è parlato di pene, minori, arrestati, eccetera. Ecco, non vorrei che venisse fatta confusione su quella che è l'applicazione della legge e il perseguire certi reati. Se state purtroppo chi ha commesso questi reati per lo più sono stati minori, quindi ricordiamoci che essendo tali non dobbiamo pensare certo devono essere perseguiti per i reati commessi, però la legge anche prevede che possano seguire dei percorsi diversi proprio in virtù dell'età minore che hanno. E per questo, oltre agli interventi fatti per la tutela, lo sport, eccetera, forse sarebbe il caso che chi può dovrebbe anche interessarsi di seguire almeno i nostri minori, quelli che abbiamo qui presenti sul territorio, in maniera più intensa a livello di assistenza sociale, assistenza alle famiglie, e tornare magari a parlare nelle scuole, cosa che sino a prima del Covid magari facevamo anche noi in polizia ben volentieri, anche per metterli in guardia dai pericoli di internet e pericoli ai quali possono trovarsi sottoposti nella vita quotidiana. Ecco, questo è quello che volevo dire. Ringrazio ancora e grazie mille, dottoressa. A questo punto ho l'ultimo intervento, l'ultima persona prenotata. Chiamo il dottor Zecchini Achille, comandante del nostro corpo di polizia municipale.
Buonasera, grazie Presidente, buonasera a tutti. Beh, io vorrei iniziare con due dati perché si parla tanto di bisogna fare, diciamo quello che ha fatto la Polizia Locale. 3.622 pattuglie al 30 di ottobre, di cui 311 di ordine pubblico. Come è stato precisato dai colleghi che mi hanno preceduto, le pattuglie di ordine pubblico non vengono stabilite autonomamente dal comandante, ma sono disposte dal signor Questore con apposita ordinanza. Queste sono pattuglie operative attive, poi non per ogni ordinanza di servizio di ordine pubblico è prevista un'attività della Polizia Locale di Ordine Pubblico. Tradotto, stasera c'è un servizio di ordine pubblico per l'esterno, noi siamo inseriti in quella ordinanza come compiti specifici, quindi stiamo facendo un servizio di supporto ma non è ordine pubblico e non possiamo fare diversamente, dobbiamo rispettare quella che è stata stabilita tanto tempo fa, cioè la legge 121 del 1981 che quest'anno compie 40 anni. Questo solamente per dire che non c'è autonomia in questo discorso. Ho sentito parlare di interventi serali, notturni, eccetera. Beh, io vi dico che la maggior parte di queste pattuglie sono state fatte di sera e di notte, che in tutto sono state fatte di quelle 3.622, 950 esatta pattuglie tra sera e notte, la maggior parte delle pattuglie di sera sono terminate o alle 3 o alle 6 della mattina. Sicuramente non sono state sufficienti, perché se fossero state sufficienti non saremmo qui a parlarne. Posso solamente dire che l'arma dei carabinieri, per quanto ha potuto, e il capitano in particolar modo, e voglio qui ringraziare pubblicamente, ha profuso un impegno non commensurabile, proprio non paragonabile rispetto alla forza che aveva. La Polizia di Stato, come è stato detto da coloro che mi hanno preceduto, ha contribuito nella misura in cui poteva, viste le risorse ridotte che sono state messe in campo da Roma. Ricordo due cose, sono stato fortunatamente dal capo della polizia, dove era stato garantito un intervento cospicuo e numeroso, sono arrivati dei rinforzi che per struttura, perché è giusto che si sappia, non potevano operare, cioè erano allievi marescialli dei carabinieri che dovevano avere un maresciallo effettivo per poter agire. Questo non significa che non sono stati utili, significa semplicemente che erano limitati nelle possibilità operative e che il personale della Polizia di Stato non poteva prendere neanche una denuncia qui su Riccione. Sono stati adottati degli accorgimenti tecnici suggeriti anche da un punto di vista organizzativo per contenere determinate situazioni, come l'ordinanza sulla necessità che fossero tutti i clienti dei pubblici esercizi che operassero, insomma, a sedere, in modo tale che venisse servita in una concezione che consentisse non solo il distanziamento ma evitare gli assembramenti davanti ai locali. Ci sono dei locali che richiamano tantissime persone e ciò nonostante non succede nulla in questi locali. Ci sono dei locali anche di minore entità, piccoli, che richiamano sì un gruppo di persone ma rispetto ad altri inconsistente numericamente, che però per struttura, per concezione, per modo di agire dei gestori stessi hanno creato durante tutta l'estate delle problematiche. Su queste si può agire, ma le tempistiche di reazione si scontrano con le normative vigenti, cioè la chiusura di un locale o viene fatta dal questore in base all'articolo 100 del testo 1 di legge pubblica sicurezza, ma ci vogliono i presupposti per farlo, cioè non è che si alza la mattina e lo fa, oppure il mancato rispetto di determinate norme comporta un avvio di un procedimento che, diciamocelo francamente, termina dopo l'estate e non per
mancanza di attività o di diligenza da parte dei dipendenti pubblici del SUAP, insomma del Comune, ma perché le procedure prevedono un avvio, innanzitutto una reiterazione di un comportamento non consono, un avvio del procedimento, il tempo necessario per poter rispondere e fornire le giustificazioni e quando si completa l'iter siamo arrivati alla fine della stagione. Questo è la norma, insomma, se noi pretendiamo di far rispettare la legge, noi per prima la dobbiamo rispettare, non possiamo inventarcene un'altra. Io resto a disposizione, non ho 10.000 dati, ma sono superficiali adesso da dare, ho dato semplicemente il dato grosso per far capire che la polizia locale c'è, ci dovrà essere in una misura ancora migliore e maggiore, però potrà fare quello che la legge gli consente di fare. Dal 2018 è stata fatta l'ennesima riforma della polizia locale, gradirei che non ci chiamaste più vigili urbani, è dal 1986 che è stata fatta la riforma nazionale, siamo polizia locale, dal 2018 ognuno di voi era in consiglio, immagino che ve la siate letta quella norma, tutti quanti sapete di conseguenza che cosa noi possiamo fare, come lo possiamo fare e che cosa invece non possiamo fare, pur magari volendolo fare, è il rispetto delle istituzioni e dei compiti specifici e di reciproca anche attitudine rispetto a quelle che sono le prerogative nazionali e locali. Grazie. Grazie mille, Comandante Zecchini. Non ho altri ospiti del pubblico che si sono prenotati a parlare. Quindi, a meno che non ci sia qualcuno che voglia parlare all'ultimo momento, io lascerei la parola ai consiglieri comunali. Ricordo le regole, consiglieri, che sono quelle di 10 minuti di intervento principale e 5 minuti di intervento personale. L'intervento principale spetta a ciascun gruppo politico, uno per gruppo politico. Ringrazio tutti quelli intervenuti, soprattutto per i toni che sono stati utilizzati, molto accomodanti e molto propositivi. Quindi, consiglieri comunali, chi vuole si può prenotare per il proprio intervento. Consigliere Imola, si è prenotato lei? Scusi, ma ho un problema con lo schermo che mi va un po' dove vuole lei. L'intervento principale, consigliere? No, presidente. Prego, 5 minuti. Grazie Presidente e grazie a tutti qui presenti. Sono molto contento di aver scelto assieme ai colleghi qui presenti di richiedere questo Consiglio Comunale. Ho ascoltato molto bene tutti gli interventi degli ospiti con i quali quasi con tutti mi trovo particolarmente in sintonia. Ho apprezzato particolarmente alcuni passaggi dell'intervento del Dottor Corbelli. Mi auguro che passi il suo messaggio all'interno di questo consesso. A mio parere questo Consiglio Comunale deve servire a noi tutti amministratori, maggioranza e opposizione. Deve servire ad ascoltare le persone qui presenti in sala, le loro indicazioni, i loro consigli, per ragionare concretamente, mi soffermo su questa parola, sul futuro prossimo che ci aspetta. I nodi cruciali emersi sono principalmente due. Sostenere ed investire sulla polizia locale, partendo con l'ascoltare le loro esigenze, al fine di garantire un presidio continuo e corposo nei periodi più caldi per tutto l'arco delle 24 ore. Il secondo punto è mettere in atto tutto quanto di nostra competenza per alzare il livello qualitativo dell'offerta culturale turistica che ci permetta di tornare ad essere una delle città leader nel lanciare tendenze e non in altro. Infine faccio un invito
all'amministrazione, nella speranza che questo Consiglio Comunale non rimanga una semplice chiacchierata con alcuni cittadini, ma come già accaduto a volte in passato, ma che da domani, anzi da oggi, si inizi a pianificare un intervento concreto. Grazie. Grazie mille, consigliere Imola. Ci sono altre prenotazioni, consiglieri? Consigliere Bedina, è l'intervento principale? Presidente, grazie. Prego, 10 minuti. Allora, anche io mi unisco al consigliere Imola ringraziando tutti voi che siete qui presenti, non solo perché siete rappresentanti di associazioni e categorie che rappresentano appunto tutta Riccione, ma anche espressione di quei cittadini che purtroppo non sono qui con noi per ovvi motivi di cioè per problemi sanitari, tutti una pandemia che conosciamo benissimo. Stasera parliamo di sicurezza e di ordine pubblico, una tematica che a noi della Lega sta particolarmente a cuore, specialmente quando si parla di Riccione. La Lega, che sostiene senza se e senza ma questa amministrazione, ha sempre tenuto in maniera particolare alla sicurezza dei suoi concittadini e degli amici turisti. Il via libera alla costruzione della caserma dei carabinieri, i nuovi mezzi di pattugliamento e l'implementazione di decine di telecamere in più per la videosorveglianza, ottenuti grazie ai soldi dei decreti di sicurezza fortemente voluti da Matteo Salvini quando era al Ministero degli Interni, sono chiari esempi di una linea politica che indirizza il nostro sguardo verso un preciso fine: migliorare e dare sempre una maggiore percezione di sicurezza in qualsiasi parte della città. Come ogni estate, anche in questa appena passata ci siamo lasciati felicemente invadere da centinaia di amici turisti che, ancora una volta di più, hanno ritrovato nella nostra Riccione il luogo perfetto ove riscoprire quella felicità e spensieratezza che erano state perse dopo mesi pieni di paure e, ahimè, anche affetti perduti. Ma quest'anno è successo qualcosa di inaspettato. Mai nessuno di noi si sarebbe aspettato che alla solita routine stagionale si sarebbe potuto accompagnare anche un problema fino ad oggi non preventivato. Riccione è stata letteralmente travolta da una marea umana incontrollata di giovani ragazzi che, soprattutto nel weekend, arrivavano nella nostra città con, passatemi i termini, poco senso civico e poco rispetto del bene comune. Senza entrare nella mera polemica voluta da pochi e che ha avvelenato anche le menti dei nostri concittadini, vorrei però rispondere a tutti coloro che hanno fatto di questo problema un unico fascio, additando per semplicità o inconsapevolezza tutte le responsabilità a questa amministrazione. Perché il tema della sicurezza è un tema trasversale ad ogni comune, e qui mi ricollego a quanto detto dal signor Copioli. Essa attraversa tutte le amministrazioni, non tenendo conto dei colori politici. La situazione di straordinarietà che è avvenuta a Riccione non è stata solo un problema locale, come invece qualcuno ha voluto far intendere, bensì nazionale, poiché tramite la stampa abbiamo tutti quanti appreso di altri episodi uguali a questo, presentatesi anche in altri comuni d'Italia, non governati da giunte come la nostra. Sicuramente la presenza in maggioranza di un determinato partito rispetto all'altro identifica il percorso che si vuole seguire e lo scopo da raggiungere, come dicevo appunto prima, ma additare all'assessore alla sicurezza o addirittura al sindaco competenze che non gli spettano e metterle direttamente alla gogna quale capro espiatorio di turno è semplicemente una mossa politica fuorviante, e io aggiungo anche da campagna elettorale, che distoglie il cittadino dal vero problema. E ringrazio anche la dottoressa Bisulli che prima ha dato una breve precisazione dei vari compiti. Stasera infatti siamo qui perché come cittadini, e quindi come riccionesi, siamo stati colpiti da un fenomeno che fino a giugno potevamo definire impensabile. La verità è che troppi sono stati i fattori esterni che hanno provocato questo tracollo e, ahimè, tanti sono stati anche quelli interni al tessuto cittadino che non solo lo hanno permesso, ma anche incentivato, dove è stato scelto il mero guadagno personale al decoro, al quieto vivere e alla reputazione della nostra città. Non passa poi inosservato anche l'età di questi giovani, neo maggiorenni o poco meno, lasciati alla mercé dei loro istinti e senza controllo da parte dei genitori. Anzi, a volte i genitori si sono resi addirittura complici di questo momento di libertà. E non passano nemmeno inosservati i modi violenti, rozzi e menefreghisti di alcuni soggetti in particolare che, senza che nessuno gliel'avesse concesso, si sono convinti di essere autorizzati a dare sfogo ai loro istinti più cattivi. Io ne ho avuto prova lavorando come bagnino giù al mare ogni mattina. È stata una cosa spiacevole, veramente tanto spiacevole. Quindi capisco
il problema che voi portate, perché l'ho vissuto direttamente sulla pelle ogni mattina di quest'estate. Per noi quindi della Lega l'ordine del giorno che andremo a votare è un buon ordine del giorno. Ringraziamo ovviamente tutti coloro che lo hanno stilato e ne hanno fatto oggetto di questa discussione serale, che porterà sicuramente ad una grande unione di tutto il consesso qui rappresentato. È la sintesi giusta che tutta Riccione ha fatto per prendere maggior sicurezza, per pretendere maggior sicurezza da parte degli organi adibiti a tale scopo, al fine di non far ripetere più quello che è accaduto. Siamo inoltre convinti fermamente che Riccione, assieme a tutto il G20 spiagge, debba continuare ad impegnarsi per arrivare il più velocemente possibile a conseguire lo status di città balneare, ovvero quella giusta qualifica che andrà a rispondere a tutte quelle esigenze che le città come la nostra, soggette all'effetto fisarmonica che tutti noi conosciamo, ovvero la disomogeneità presente in tutti i settori tra la bassa e l'alta stagione turistica, affrontano ogni anno. All'aumento del numero di popolazione deve necessariamente esserci un aumento automatico dei servizi, come ad esempio l'aumento del numero degli agenti delle forze dell'ordine. Da qui non si scappa, perché i tempi delle vacche garse sono finite. Ho sentito persone parlare del passato, ove le precedenti amministrazioni avrebbero fatto molto di più per la sicurezza. Sorrido, perché quelli erano tempi diversi, ovvero quando i soldi arrivavano costantemente a pioggia e la situazione generale era un pelino, diciamo, più tranquilla. Allora, infatti, ricordo che viviamo in un momento storico difficile, tra una pandemia ed una guerra economica non indifferenti. Paragonare questi anni a quelli che sono stati un tempo mi sembra fuori luogo e da nostalgici incalliti. Permettetemi infine un ringraziamento a tutti gli uomini e donne in divisa che tutti i giorni pensano alla nostra sicurezza, dal prefetto al questore, dall'operatore di pattuglia al soldato semplice che si trova dall'altra parte del telefono per rispondere celermente alla nostra richiesta di aiuto. Sappiate che siamo con voi, siete preziosi non solo per Riccione ma per tutta l'Italia. In particolare, e concludo, vorrei ringraziare maggiormente tutti gli agenti che in questo periodo estivo ormai passato, grazie al loro spirito di sacrificio e devozione, hanno permesso che la situazione non degenerasse. So per certo di uomini e donne che hanno lavorato ininterrottamente oltre le 48 ore di seguito per sopperire alla carenza di rinforzi e che hanno sempre risposto con un convinto sì quando la loro città e i suoi cittadini hanno chiesto, ancora una volta di più, un loro intervento per tutela e sicurezza. A voi tutti il mio più grande grazie. Grazie, consigliere Bellino. Sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Tonti? Sì, è prenotato. È l'intervento principale, consigliere? No, no. No, prego, 5 minuti. Dunque, ringrazio naturalmente i presenti. Io mi sono annotato gli interventi cercando di condensare un po' quelli che sono gli spunti che sono venuti da, appunto, da questi interventi. Parto dal signor Casadei che naturalmente parla di un tavolo di lavoro. Tavoli di lavoro che naturalmente si preferisce permanenti o perlomeno a scadenza, a una scadenza ben definita. Il signor Vagnini, occasione persa perché naturalmente in questo periodo di pandemia molti turisti non sono andati all'estero e quindi abbiamo avuto l'occasione di ospitare turisti che o non erano mai venuti a Riccione oppure erano tanti anni che non vi soggiornavano. E quindi quello che è successo quest'estate è un brutto biglietto da visita per queste persone. Ci siamo presentati male e la cosa, rispondendo anche al collega Bedina, non è che negli anni scorsi non siano successi episodi di questo genere, però erano molto limitati. Anche negli anni 80
all'inizio degli anni 90 c'erano episodi di questo tipo. Qual è la differenza? La differenza sta nel fatto che noi tutti i weekend, dall'inizio dell'estate, abbiamo avuto l'articolino sul giornale e l'episodio che, e gli episodi che si succedevano e si sono successi per tutta l'estate. Ed è questo che è successo anche lo scorso anno, cioè non è che quest'anno, e riprendo anche un intervento, adesso non ricordo, me lo sono segnato, noi avevamo avuto questi sentori anche lo scorso anno, quindi in primavera quest'anno ci siamo ritrovati impreparati, cosa che spero che quest'anno non succeda. Quindi, riprendendo anche l'intervento del signor Coppioli, siamo sull'onda, nel bene e nel male, e quindi dobbiamo fare attenzione a ciò che ci succede in città, molto, magari molto di più rispetto a città che a noi sono vicine, perché noi siamo sempre sotto una lente di ingrandimento. Il signor Corbelli ha parlato di coinvolgimento delle associazioni e qui riprende anche il punto detto dal signor Casadei sui tavoli permanenti, quindi ascoltare le varie associazioni, i loro iscritti che riportano alle associazioni quello che succede quotidianamente. Quindi tavoli permanenti, ci si collega a ciò che diceva il signor Casadei. Bianchi, percorsi di qualità. E qui cioè, ci sarebbe un discorso che non si limita alla sicurezza, perché la sicurezza è un aspetto. Dove vogliamo andare, che tipo di turismo vogliamo recepire, quali sono le strutture che sono in grado di recepire questo turismo, e quindi i percorsi di qualità hanno un ampio spettro. E quanto ho? E quindi ringrazio i rappresentanti delle categorie che sono intervenuti con questo documento che a breve naturalmente voteremo e spero di votarlo all'unanimità. Ho già finito? Allora passo direttamente alle conclusioni. Mi scusi signor Presidente, ma quindi ritengo questo documento che andremo a votare condivisibile. Aggiungo, pensando fin d'ora alla prossima stagione, la necessità di un doveroso cambio di passo che si traduca in un atto concreto. Per questo motivo, signor Sindaco, le chiedo di avvocare a sé le deleghe sulla polizia locale e le attività economiche. Quindi, signor Sindaco, le chiedo di assumersi in prima persona la predisposizione di tutti gli atti che da oggi in avanti avrà da mettere in campo per affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione estiva. La sicurezza è materia di tutti, il sindaco è di tutti. Nel caso dovesse dinegare la mia richiesta, la invito a predisporre attraverso l'assessorato di riferimento l'immediato bando per l'assunzione di personale adeguato di polizia locale con un consistente aumento in termini economici e di personale. Auspico che nella prossima previsione di bilancio che discuteremo a breve nei prossimi consigli comunali questa voce di spesa sia congrua alle esigenze del nostro comune. Grazie. Grazie consigliere. Ringrazio il pubblico, è bello sempre sentire gli applausi, ma i consigli comunali può non servire. Grazie. Sei pronto consigliere Pier Giorgio Ricci?
essendo solo, presumo, sia l'intervento principale, consigliere. Sì, sì. Mi scuso perché ho un po' di tosse, quindi più la mascherina, non so come riuscirà. Forza Italia intende portare la sua visione, il suo contributo sul tema della sicurezza che ha imperversato quest'estate in Riccione. Ringraziamo le categorie economiche per l'ordine del giorno che hanno presentato, perché è da chi vive in Riccione, negozianti, albergatori, commercianti, artigiani, bagnini, che dobbiamo in particolare capire quali sono le esigenze della nostra città. È su quell'ordine del giorno che sia maggioranza che minoranza si sono impegnate e hanno ritirato i rispettivi ordini del giorno. Ho conservato una pagina, perché io faccio parte del Consiglio Comunale della Democrazia Cristiana di tanti anni fa, una pagina di un quotidiano dell'epoca pubblicato in data 17 agosto 1995, in cui il giornalista scrive: guerriglia di Ferragosto a Riccione, fra 200 teppisti e la polizia. L'inferno in Viale Ceccherini, e continua lo scrittore, giornalista, l'inferno in Viale Ceccherini scoppia qualche minuto dopo mezzanotte, quando una pattuglia di carabinieri cerca di portare in macchina uno spacciatore e il suo giovane compratore. Un normale servizio antidroga che però nel giro di pochi minuti si trasforma in una guerriglia urbana. Oltre 200 giovani, incitati dallo stesso spacciatore, caricano polizia e carabinieri. Bottiglie, sassi, lattine e vasi di fiori volano all'indirizzo delle divise, ormai accerchiate e costrette a sparare in aria. Una vera e propria battaglia metropolitana che, all'arrivo dei rinforzi, si protrae per altre 3 ore sotto gli occhi di turisti asserragliati dentro bar e negozi, non disposti comunque a rinunciare allo spettacolo fuori programma che la Riviera sta mettendo in onda. Bilancio finale, 21 feriti tra poliziotti e carabinieri, alcuni con prognosi che superano il mese e mezzo, e 8 civili arrestati in manette per reati che vanno dalla resistenza alle lesioni gravi. Servono 2 carichi di polizia e carabinieri per riportare la calma. Tutto ciò è capitato in una serata del mese di agosto 1995, non tanto dissimile dalle giornate vissute in quest'estate a Riccione. Non è nostra intenzione giustificare quanto avvenuto recentemente, ma ci interessa trovare soluzioni perché certi fatti non abbiano più ad accadere. Condividiamo pertanto un ordine del giorno dalle categorie economiche e il giudizio espresso dalle stesse sulle baby gang, sul susseguirsi di episodi di violenza e microcriminalità e sulle conseguenze che tali eventi producono, dannosi per i nostri cittadini, per i turisti e per la risonanza che viene diffusa all'esterno. Una parte significativa dei ragazzi che hanno partecipato alle scorribande estive 2021 e commesso reati non erano alloggiati a Riccione, e le zone maggiormente frequentate sono risultate quelle dei locali del Marano, di Via Dante e la zona prossima alla stazione. Serve un lavoro continuativo nel tempo, a stregua di quanto è successo negli anni trascorsi, per debellare il fenomeno dell'abusivismo commerciale in spiaggia. Allora i ragazzi percepiscono che l'attenzione nei loro confronti non è momentaneo e vedono la validità delle azioni predisposte. Se vogliamo incidere significativamente ci vuole tempo e lavoro costante, così come riteniamo necessario procedere con la mappatura degli alberghi e appartamenti che non si attengono alle regole, non effettuano le doverose segnalazioni alla questura e addirittura non provvedono a registrare i clienti. Condividiamo ancora l'ordine del giorno delle categorie economiche, in particolare quando chiedono: primo, anticipare l'arrivo dei rinforzi dei carabinieri e polizia. Occorre che le forze dell'ordine si facciano vedere per tempo da fine maggio a prima di giugno e non a stagioni inoltrate come avviene ora. Un ringraziamento è d'obbligo indirizzare l'arma dei carabinieri e polizia per l'impegno e l'alta qualità dei servizi prestati. Sono un tenente dei carabinieri, quindi mi concedete questo ringraziamento, questo riconoscimento all'arma. Secondo, installare, come avviene in altre città, un presidio di polizia presso l'ospedale di Riccione.
i tanti episodi che accadono, le continue aggressioni che richiedono il pronto soccorso necessitano di essere trasmesse subito alle volanti della polizia e dei carabinieri e del caso all'autorità giudiziaria. Terzo, rinforzare il personale della polizia ferroviaria presso la stazione, poiché, vista la gran mole del traffico estivo, l'attuale presenza delle forze dell'ordine è insufficiente per garantire la protezione dei viaggiatori e la tutela dell'ordine pubblico. Con l'arrivo anticipato delle forze dell'ordine, la creazione dell'ufficio di vigilanza presso l'ospedale e più polizia ferroviaria, si viene così a creare l'immagine visibile e concreta di una città attenta che ha cura e interesse dei propri cittadini e turisti. In chiusura, in tempi difficili come questi, servono parole di concordia e di dialogo per abbattere i muri di inimicizia e per superare lo spirito di divisione. In questi momenti si impasta, come dice Papa Francesco, il bene comune di tutti. Si lavora per realizzare il bene comune di tutti, con una politica capace di armonizzare le legittime aspirazioni dei singoli e dei gruppi, tenendo il timore ben saldo sull'interesse dell'intera cittadinanza. Da ultimo esprimo la dichiarazione di voto del nostro partito di Forza Italia, che è favorevole all'ordine del giorno proposto. Grazie. Grazie consigliere Ricci, grazie mille. Consigliere Maiolino, è l'intervento principale? Sì, buonasera, l'intervento principale. 10 minuti. Buonasera a tutti. In primo luogo anche io vorrei ringraziare ringraziare le associazioni di categorie economiche e tutti gli estensori dell'ordine del giorno per l'ottimo lavoro svolto, per gli interessanti interventi e gli spunti di riflessione che ci hanno rappresentato questa sera. L'occasione mi permette di riaffrontare un tema così sentito ed importante sia per questa amministrazione che per tutta la sua comunità. Da sempre l'impegno politico di questa maggioranza è improntato al massimo pragmatismo. I facili proclami che abbiamo sentito in questi giorni sul tema, considerato anche la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, così come anche hanno precisato chi mi ha preceduto, preferiamo lasciare a chi vuole solo strumentalizzare la questione per fare polemica politica. Il nostro compito in questa sede è più concreto. Ad oggi infatti abbiamo offerto opportunità strutturali e logistiche concrete alle forze dell'ordine, come le postazioni predisposte nella zona turistica della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Abbiamo dopo anni passati inutilmente firmato l'atto di costituzione del diritto di superficie a titolo gratuito per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Riccione. Sono state installate oltre 120 telecamere e altre 30 ne sono entrate in funzione prima dell'inizio dell'estate, tutte collegate con le centrali delle forze di polizia, e dal mese di maggio sono stati assunti 24 operatori stagionali per la polizia locale, i quali, unitamente al personale effettivo, hanno formato le 20 e 24 pattuglie giornalieri presenti sul territorio che hanno lavorato incessantemente quest'estate e che questa sera vogliamo ringraziare. Sin dalla scorsa primavera ed in vista della stagione estiva, attraverso l'ordine del giorno della sicurezza presentato ed approvato da questa maggioranza ad aprile ultimo scorso, abbiamo ritenuto di dover richiedere con forza ed urgenza agli organi competenti, ognuno per le sue funzioni, al prefetto, al questore, alla ministra Lamorgese, di intervenire in maniera preventiva attraverso l'invio di rinforzi proporzionato e parametrato alle nostre presenze turistiche, per garantire una vacanza serena ai tantissimi turisti, prevenire situazioni di violenza come quelle che si sono presentate quest'estate. Rispetto agli episodi di quest'estate è opportuno ricordare che da circa 7 anni questa amministrazione sta lavorando per cercare di richiamare un turismo familiare e promuovere un concetto di vacanza sereno, di qualità soprattutto, che noi condividiamo da sempre e che si pone nettamente in contrasto rispetto all'immagine di una Riccione promossa da un po' di anni fa e, come ha citato anche il signor Copioli, vuoi l'evento della Notte Rosa, che purtroppo ancora oggi richiama baby gang e scene come quelle che abbiamo visto. Da anni, nonostante le critiche della minoranza che ci accusa di spegnere la notte, stiamo lavorando per modificare l'immagine di una Riccione non solo trasgressiva,
di tendenza, soprattutto, ma ci vuole del tempo e soprattutto il coraggio di fare scelte importanti come quelle che abbiamo fatto fino ad oggi, nonostante le critiche. Il compito a cui noi tutti siamo chiamati è quello di salvaguardare e rafforzare la qualità della vita dei cittadini, dei suoi turisti e dei nostri operatori, tenendo presente che il concetto di sicurezza richiede uno sforzo condiviso, ognuno per le sue competenze. Sebbene sebbene qualcuno sia convinto che il sindaco sia l'unico organo tenuto alla sicurezza della città, il primo cittadino, al contrario, è colui che si fa garante della sicurezza e vivibilità della città in un quadro di regole e relazioni istituzionali che coinvolgono anche il governo centrale e le forze di polizia che adesso fanno riferimento. Rispetto alla tematica di questa sera, credo che in questa sede sia importante sottolineare anche l'incessante lavoro che questa amministrazione sta svolgendo per garantire, tutelare e incrementare il brand di Riccione, che, numeri alla mano, nonostante la pandemia, non mi sembra che sia stato intaccato, come ha sottolineato anche Mauro Bianchi. Se, come abbiamo visto fino ad ora e dalla metà di settembre, Riccione addirittura superava Milano, Venezia e Firenze nelle ricerche su internet. La nostra città, come sappiamo, è votata a turismo e la stagione turistica conclusasi, nonostante la pandemia ancora in corso, ha registrato dati turistici positivi, per nulla scontati, frutto di scelte politiche propositive, che hanno premiato il lavoro di questa amministrazione e dei suoi operatori. In conclusione, non possiamo che condividere le proposte inserite in quest'ordine di giorno, presentato dalle categorie economiche e che pertanto voteremo favorevolmente, auspicando così come loro che rispetto ad un tema così importante ci sia sempre più sinergia tra tutte le forze politiche, condivisione con gli altri comuni del territorio a vocazione turistica e un effettivo intervento automatico dello Stato rispetto al numero di dotazione fissa di personale di polizia stagionale, contrariamente a quanto avviene finora. Ringrazio tutti, grazie. Grazie, consigliere Maiolino. Consigliere Vescovi, è l'intervento principale? Sì, grazie Presidente. Prego, 10 minuti. Intanto buonasera a tutti e grazie di essere qui presenti con noi questa sera, finalmente in presenza e si spera possa continuare così. E in apertura voglio ringraziare tutti coloro, le forze dell'ordine, le forze di polizia locale e anche gli operatori che durante l'estate hanno affrontato la difficile situazione che abbiamo dovuto purtroppo subire. Io vorrei che questa serata fosse, come peraltro è già stato detto anche da altri, solo il punto di partenza di una serie di attività e azioni concrete che ci mettano nelle condizioni di arrivare alla prossima estate con una serie di strumenti, con una cassetta degli attrezzi un pochino più fornita di quella che abbiamo avuto in occasione della estate scorsa, quella del 2021. E proprio facendo riferimento a quella cassetta degli attrezzi, vorrei evidenziare l'ottimo profilo del documento costruito dalle categorie economiche, che ha saggiamente e sapientemente saputo dividere i due piani di intervento del dibattito sulla sicurezza. Il piano delle attività che coinvolgono gli organi sovraordinati e le forze dell'ordine, prefetto e questura, nell'ambito del ruolo di garante della sicurezza che il sindaco deve avere e quindi nell'ambito delle relazioni istituzionali che il sindaco è tenuto a mantenere, e il piano delle azioni concrete e operative che il sindaco e la giunta possono mettere in campo per completare, integrare quel set di strumenti che fanno prevalentemente riferimento all'intervento delle forze dell'ordine. E questa cosa la dico perché, ascoltando gli interventi della maggioranza, mi sembra di aver colto che non abbiano colto il senso vero del documento proposto dalle categorie economiche, che hanno fatto invece un ottimo lavoro, sapendo proprio distinguere anche in tema di responsabilità e ruoli e azioni concrete. E con questo intervento io vorrei, proprio perché credo che si debba insieme mettere al centro della nostra attenzione
l'obiettivo prioritario per tutti che ci unisce evitare che la stagione 2022 possa anche solo lontanamente somigliare alla stagione del 2021. Abbiamo fortemente voluto questo Consiglio Comunale, abbiamo raccolto dal documento delle categorie economiche e anche dagli interventi di questa sera spunti molto interessanti. Abbiamo un documento che questa sera andremo a votare unanimemente perché tutti i gruppi consigliari lo hanno sostenuto e lo hanno congiuntamente presentato, dove ci sono un set di proposte che dovrebbero diventare anche da un punto di vista formale, e quindi io anticipo già ora che domani stesso ridepositerò lo stesso documento perché torni in Consiglio Comunale con un atto deliberativo applicativo da mettere ai voti, perché il set di proposte delle categorie di questa sera è un set di proposte che ha un significato politico relazionale, ma non è diventato un atto amministrativo. Per diventare un atto amministrativo questo Consiglio Comunale si dovrà riunire un'altra volta e quel set di proposte deve diventare una delibera di Consiglio Comunale, con una serie di strumenti che avrà bisogno di avere anche un parere tecnico dei dirigenti e un parere formale dei dirigenti. Perché dentro quelle proposte che sono arrivate dalle categorie economiche, per fare in modo, visto e considerato che purtroppo siamo già a novembre e la stagione estiva è alle porte, serviranno anche degli impegni di natura economico-finanziaria, degli impegni di natura organizzativa, che non possono rimanere confinati al bel confronto di questa sera, devono diventare dei cacciaviti da usare, perché altrimenti il bel documento e la sostanza del documento che abbiamo presentato questa sera rischia di rimanere solo un buon proposito. E compito della politica, compito di cui noi ci vogliamo fare parte attiva e responsabili, è proprio quello di quel set di strumenti di farlo diventare un'azione concreta. Quindi torneremo con questo stesso documento sotto forma di delibera, lo proporremo al Consiglio Comunale e chiederemo nuovamente al Consiglio Comunale di votarlo affinché, per esempio, l'assessore Raffaelli possa oggettivamente incrementare il numero degli agenti di polizia locale sul territorio. Questo lo dico perché io credo che noi si possa tutti quanti condividere due aspetti di questa fase di cui la politica si deve assumere le responsabilità. Da una parte l'urgenza degli strumenti. Gli avvenimenti che hanno colpito Riccione hanno attraversato tutto l'estate e hanno trovato il loro culmine il 22 di agosto. Oggi è il 18 novembre, settembre, ottobre, novembre. Ci abbiamo messo tre mesi per fare qualcosa che avremmo dovuto fare dopo al massimo 10 giorni. Sono passati 3 mesi. Da adesso in avanti, se è vero che le proposte delle categorie economiche vengono condivise dalla maggioranza e fra queste proposte, per esempio, c'è anche una campagna di comunicazione che possa restituire a chi ci osserva da fuori un'immagine di serenità e sicurezza della vacanza, considerato che dopodomani è Natale, siamo già in abbondantissimo ritardo. Quindi, concetto che vorrei trasferirvi e che vorrei condividere, un concetto di urgenza, è tardi, siamo in ritardo. Questo è un dato di fatto, è oggettivo, non mi ricordo chi prima lo aveva accennato, anche solo per il concorso da bandire per il corpo di polizia locale. Accanto a questo argomento c'è poi un tema un pochino più ampio che è la necessità di rivedere la vision, anche perché io sono molto contenta che questa sera i sindacati di polizia siano intervenuti per tornare a chiarire per coloro che magari non avessero le idee chiare qual è il ruolo delle forze dell'ordine pubblico e quello della polizia locale, perché è necessario farli questi passaggi, perché magari i cittadini questa cosa oggettivamente non la conoscono. Però su una cosa io penso che si possa essere d'accordo: per il turista e per il cittadino trovare una pattuglia, che sia dei carabinieri o della polizia locale piuttosto che della polizia di Stato, o come giustamente diceva qualche rappresentante dei comitati qualche giorno fa sulla stampa, anche della vigilanza e della security privata, dà una sensazione e una percezione di sicurezza. Pertanto i due piani di intervento, quello con le forze dell'ordine nell'ambito delle relazioni istituzionali del sindaco e quello delle azioni dirette per cui noi consiglieri comunali, amministratori del comune di Riccione ci impegniamo, sono
e rappresentano la risultante di un'azione d'insieme sinergica, coordinata e organizzata che possa rinforzare appunto il presidio del territorio. Dentro la necessità di questa vision, la polizia locale, me lo dovete permettere, contando che poi sono d'accordo anche con alcuni interventi della maggioranza, se il Ministero dell'Interno non assegna a questi territori abbastanza uomini, unitariamente noi glieli dobbiamo andare a chiedere. E non sarà né il G20 né il Consiglio Comunale da solo che potrà chiederlo. Dovremo andare attraverso l'ANCI, dovremo utilizzare i parlamentari del nostro territorio, dovremo andare a Roma a battere i pugni, perché il problema della criminalità e microcriminalità estiva per città che decuplicano la loro popolazione residente temporanea non può essere un problema di Sabrina piuttosto che di Fabrizio, piuttosto che di Renata, di Riccione, piuttosto che di Misano o di Rimini. È un problema di insieme che va affrontato insieme. E se il Ministero fa poco, si dica che il Ministero fa poco. Ci sono dei dogmi che vanno abbattuti e non c'è stato un momento mai migliore di questo, consigliere Bedina, perché al governo di questo Paese ci siamo tutti. Quindi se tutti insieme andiamo a chiedere e ognuno di noi si prende il proprio pezzo di responsabilità, qualcosa possiamo magari ottenere, senza bisogno di utilizzare sempre l'opzione dello scaricabarile. Ma la Lamorgese non ci ha mandato gli uomini, va bene, ok, l'anno scorso non ce li ha mandati, adesso per quest'altro anno cosa facciamo? Prendiamo un pullman e andiamo a Roma tutti quanti insieme a parlare con la Lamorgese. Cosa dobbiamo fare? Qualcosa dovremo fare. Sul tema della polizia locale, e torno su questo argomento, io mi sento di dire anche questo: la polizia locale ha il compito dei controlli amministrativi e bisogna anche sfatare alcune cose, alcuni non detti. Il nostro è un territorio che è fortemente permeato da infiltrazioni malavitose negli acquisti e nei passaggi di immobili, soprattutto ricettivo turistico. Lo vogliamo dire che uno dei problemi più seri che c'è stato quest'estate, e lo avevamo già anticipato nell'ordine del giorno che abbiamo portato in questo Consiglio Comunale il 14 di aprile e che ci è stato votato contro, che c'è stato un tema di concentrazione eccessiva e non lecita in alcune strutture di questo territorio? Lo vogliamo dire che ci sono alcuni controlli amministrativi che competono al sindaco e all'assessore alla polizia locale? Sì o no? E che competono appunto alla polizia locale? Sì. Possiamo fare di più, possiamo fare meglio. Non voglio puntare il dito contro nessuno, perché quello della sicurezza è un tema molto delicato da affrontare, che ha bisogno non di accusatori o di persone che si puntano reciprocamente il dito, ma ha bisogno di unità e di un sistema d'insieme. Noi abbiamo chiesto questo Consiglio Comunale aperto perché avevamo bisogno di aprire una stagione di confronto su quella che a parer nostro per la nostra città oggi è un'emergenza e che a questo punto, visto che oggi è il 18 novembre, è diventata una urgenza. Siamo in ritardo. Le proposte del documento delle categorie economiche devono diventare una delibera con un impegno amministrativo fatto di atti e azioni concrete, e per quanto riguarda noi come Partito Democratico ci impegneremo nelle prossime settimane a fare questo. Grazie. Grazie consigliere Vescovi. Ci sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Ruggeri, prego, 10 minuti.
Grazie, consigliere Ruggeri, mi scusi. Mi hanno avvisato testé che abbiamo un problema con lo streaming, però io non ci posso fare niente qua, consigliere, da questa postazione, però fortunatamente siamo registrati, quindi possiamo comunque rimandarla sul nostro canale e utilizzarla voi per le vostre opportune attività politiche. Siamo in differita in questo momento, in leggera indifferita, non siamo in streaming diretto, me l'hanno confermato ora. Mi spiace, ma non so come risolvere la cosa in questo momento. Ci sono, dopo l'intervento della consigliera Ruggeri, ci sono altri interventi, consiglieri? Non ci sono altri interventi, consiglieri? Se io l'ho detto adesso, io lo streaming non va, mi hanno confermato, siamo in differita, siamo registrati comunque, io in questo momento non riesco a riattivare lo streaming, non sono in grado, non ho queste competenze. Volevo solo, questo ve l'ho informato perché comunque siamo registrati. Faremo fare dei controlli ulteriori agli uffici su questa cosa che non funziona, chiederemo al CED motivazione. Ora torniamo alla nostra discussione, consiglieri. Consiglieri, c'è qualche altro intervento? Io, consiglieri, consigliere Gobbi, prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Ma io credo che questa sera gli intervenuti, soprattutto mi riferisco a coloro che hanno rappresentato in nome delle nostre associazioni di categoria riccianesi, ci abbiano dato un esempio, ci abbiano dato un bel esempio, un esempio di come si fa comunità. È un esempio di come guardare un po' più alto e traguardare Riccione verso il bene comune, cosa che purtroppo molto spesso in quest'Aula la politica non è stata in grado di fare. E questo lo dico con rammarico. Venendo all'ordine del giorno, che poi è la cosa che è fondamentale trattare questa sera, perché credo che sia stata un po' sottovalutata la tematica relativa alla sicurezza, purtroppo, io credo che ci sono alcuni aspetti fondamentali che vanno sicuramente approfonditi. Io credo che un amministratore debba, non è questo il tempo delle polemiche, non serve recriminare e non serve soprattutto additare colpe. Ritengo che un amministratore questa sera debba tenere un profilo alto, e cioè cercare di capire quali soluzioni effettivamente mettere in campo perché gli episodi che si sono verificati quest'estate non accadano più. E allora perché è importante dare ascolto e soprattutto mettere in campo questi tavoli di coordinamento? Per alcune semplici motivazioni. La prima, il presidio del territorio si parlava. Bene, il presidio è importante, sapete perché è molto importante? Perché a volte noi, che qui siamo i rappresentanti della città, non arriviamo a tutte le problematiche che effettivamente ci sono in città. Perché è importante aprire un tavolo di coordinamento dei privati, ma anche dei singoli cittadini, oltre che dei commercianti? Perché sono loro che nella maggior parte delle ipotesi hanno le antenne dritte sul territorio, riescono a vedere in anticipo quali sono le problematiche che possono avvenire. Purtroppo alcuni sentori li avevamo già avuti a fine primavera, di quello che poteva accadere. E a me personalmente, ma penso anche ad altri colleghi del Consiglio Comunale, alcune cose erano già state riportate, alcuni allarmi erano stati detti. L'altra tematica importante è quella del presidio della legalità. Su questo io sono d'accordo con chi ha detto che ognuno qui deve fare la sua parte. E torno ancora al discorso di mettere al primo posto il bene comune. Vedi Bedina, questo non è il momento di fare delle polemiche. Io credo che qui ognuno seriamente, responsabilmente, questa sera debba mettere in campo tutta la rete possibile di conoscenze e di contatti per fare in modo che il Ministero dell'Interno ci doti il prossimo anno
delle forze dell'ordine di cui abbiamo bisogno, perché Rizzone, lo sappiamo, è un territorio che quintuplica le proprie presenze durante il periodo estivo. E allora, non prendetela come una critica, però quando io in tutti questi anni vi dicevo guardate, non isolatevi come amministrazione, è vero che Rizzone noi vogliamo sempre avere o no, ci piace noi giustamente primeggiare, è vero, ma è importante non isolarsi, mantenere le relazioni e i contatti con la provincia, con la regione, col ministero, perché altrimenti queste problematiche qui, che lo ripeto sono di tutti, perché la sicurezza non è una cosa appannaggio di una forza politica, La sicurezza non è né di destra né di sinistra, la sicurezza deve appartenere a tutte le forze politiche, soprattutto a livello locale. Solo così riusciremo a mettere in campo quelle azioni concrete, perché poi qui stasera siamo mediamente tutti d'accordo sul fatto che c'è stato un problema, poi però devono seguire delle azioni a quello che ci stiamo dicendo qui questa sera. E allora le azioni, oltre a concertare questi tavoli di coordinamento insieme, devono fare in modo che vengano prodotti atti deliberativi affinché, anche di concerto alle altre località balneari, riusciamo veramente a intercettare i nostri bisogni e fare in modo che anche dalla Regione e dal Ministero ci diano quella voce che riteniamo di meritare e soprattutto quella risoluzione di quei problemi che meritiamo di meritare. Passatemi però anche altre tematiche, vedo che il tempo sta per finire, ma le chiedo, Presidente, di sforare qualche secondo, altre tematiche importanti che noi qui dobbiamo trattare. Uno è la politica degli eventi. È chiaro che se noi qua portiamo degli youtuber, rapper, che attirano un pubblico di 14-16 anni, è diverso dall'organizzare, passatemi un esempio, una rassegna jazz piuttosto che anche un concerto di giovanotti. È chiaro che il pubblico è diverso. E allora, da questo punto di vista, l'amministrazione che verrà dovrà avere ben chiaro quali sono le esigenze e le priorità di un'amministrazione, perché se vogliamo attirare, e tutti lo vogliamo, dei turisti high spender e dei turisti che mediamente portino meno problemi di ordine pubblico in città, occorre anche avere una politica degli eventi coerenti, concertarla anche con i privati, perché poi è chiaro che se in una discoteca qui vicino ti fanno un concerto il cui titolo è Baby Gang, non so cosa, non ti puoi certo aspettare che ti arrivino delle persone in giacca e cravatta. E allora però queste cose vanno prevenute se veramente vogliamo dare quel ripristino del brand di Rizzone. E l'ultima cosa, e qui chiudo, io credo che un'altra azione, che invece questa non aspetta tempo, va messa in campo subito, perché ancora non ho visto nulla da questo punto di vista, è il ripristino del brand Rizzone. Noi dobbiamo partire subito con una campagna di comunicazione mediatica e di marketing che ricentri l'obiettivo di Rizzone, che faccia capire a tutti i turisti, a tutti i nostri ospiti che sono venuti e che potenzialmente potranno venire, che Rizzone è una località sicura, che a Rizzone si sta bene, che qua si vive una vacanza del benessere. E lo dobbiamo fare adesso. Siamo già in ritardo, perché altrimenti rischiamo di perdere degli importanti segmenti turistici che ci abbandonano. Guardate che fidelizzare un cliente è difficile, ma ci vuole tanto tempo, perderlo bastano 5 minuti. E allora chiudo, ovviamente con il voto nostro favorevole, come ha detto Sabrina Vescovi, all'ordine del giorno. Credo che per costruire la casa comune ci voglia questo spirito di insieme e di unità. Forse siamo fuori tempo massimo, anche perché oramai ci sono le elezioni, io lo dissi inizio pandemia, rivediamoci tutti insieme, maggioranza e opposizione, sediamoci attorno a un tavolo, perché arriveranno le problematiche. Il mio appello è stato inascoltato, ancora non è tardi però, abbiamo davanti ancora questi mesi invernali su cui si giocherà la prossima stagione, vediamo di fare frutto e mettere a frutto le idee che sono state messe in campo dalle associazioni di categoria e che tutti abbiamo esposto in questa sala questa sera. Allora sì, metteremo Rizzone e la anteporremo agli interessi di parte e politici. Grazie. Grazie consigliere. Ripeto, consigliere Del Bianco, prego. È l'intervento principale? Sì, grazie Presidente. Prego, 10 minuti. Allora, intanto io ringrazio tutti i riccionesi che,
che ci stanno ascoltando da casa, e anzi volevo dire che ci sono stati dei problemi nello streaming e spero che siano stati risolti, perché sarebbe già la seconda volta che in sede di un consiglio comunale aperto, come è successo nel giugno 19, fattualmente lo streaming a un certo punto non va. Strane coincidenze, no? Detto questo, io pregherei, visto che abbiamo atteso oltre 70 giorni questa convocazione, eh sì, 70 giorni, era il 31 agosto quando è stata chiesta questa opportunità di confronto, e io credo che siano tanti 70 giorni, siano troppi anzi. In questo intervento non voglio ripetere tanti dei passaggi che condivido e che sono giusti, puntuali, che hanno detto i miei colleghi, perché è evidente che se questo documento, che chiaramente oggi ci apprestiamo a votare e abbiamo presentato in modo congiunto, è un documento sul quale noi crediamo che sia utile, che sia importante, che sia un punto d'inizio. So che non è stato facile, quindi ringrazio le categorie che vi hanno lavorato, tutte le persone che hanno aiutato a trovare una convergenza, perché in questa città è molto difficile trovare le convergenze, molto difficile lavorare insieme, è molto difficile, sì, è molto complicato, perché non si capisce come mai, anche su temi come questi, non si trovi né la voglia e non si trovi neanche l'intelligenza delle volte di fare tutti un passettino indietro. Lo dico perché questa che ho in mano è una missiva che io ho firmato, protocollato in data 7 marzo 2021, dove chiedevo al sindaco, all'amministrazione, in particolare anche a un gruppo consigliare che sostiene la maggioranza, sostanzialmente l'istituzione di un tavolo di confronto congiunto e allargato a tema sicurezza. Congiunto e allargato e trasversale, il 7 di marzo 2021, cioè molto prima di tutto quello che è stato purtroppo quello che è accaduto quest'estate. Ora, qui non è che si tratta di essere statisti o no, si tratta di guardare quello che accade nella città, quello che accade intorno alla città, quello che accade sui mezzi di comunicazione, quello che viene comunicato e anche come e anche dove, perché oggi i canali di comunicazione, soprattutto per le fasce di età sulle quali questa amministrazione ha investito in modo massiccio, come ha ricordato prima, leggendo i dati, il consigliere Ruggeri, cioè i giovanissimi, per capirci 16, 22, 23 anni massimo, usano. È per questo che in molti casi quest'estate ci siamo trovati di fronte a una doccia fredda. La tecnologia è cambiata, i sistemi di comunicazione sono cambiati, i contenuti veicolano non sui giornali, non neanche più su Facebook. Facebook è una piattaforma da anziani, scusatemi. E quindi è abbastanza normale che chi ha delle, come posso dire, delle antenne accese capta, prova a leggere quello che avviene prima e prova anche a avvisare. Perché i sentori c'erano tutti. C'erano tutti. Ora, questa missiva è stata completamente ignorata. Si è arrivato un ordine del giorno. Due ordini del giorno, abbastanza ovvi chi è contrario alla richiesta di rinforzi, nessuno. Ma qui si trattava di fare quello che oggi voi come categoria ci chiedete, istituire un tavolo permanente che non c'è chiaramente come infrastruttura, ma che ci doveva essere già da marzo. Nonostante questo abbiamo visto quello che è sostanzialmente sotto gli occhi di tutti e un impasse imbarazzante fino a metà estate. Ora è chiaro che le cose non succedono per caso. Quello che è capitato a Riccione
non è uno scenario che accade per sbaglio, accade perché questa amministrazione investe, punta, decide e muove delle leve che sono sia di comunicazione ma anche di contenuto verso una determinata direzione. Questo va che noi ne prendiamo atto. Bisogna che ne prendiamo atto anche perché non siamo l'unica località turistica italiana che muove centinaia di migliaia di persone. Siamo in un sistema, quello di Costa, che fa intrattenimento come lo facciamo noi, che parla con il resto del mondo come lo facciamo noi, e anzi, non mi ricordo chi in qualche passaggio, ma anche stasera, ha detto addirittura erano residenti fuori dal comune. Quindi domandiamoci che cosa è successo. È successo che noi abbiamo attirato forse il peggio, quindi oltre il danno alla beffa. Non hanno dormito da noi, ma sono venuti da noi. Chissà perché. Io credo che la risposta dei riccionesi, se hanno gli elementi per valutare questo ragionamento, se la danno la risposta. Il problema non è se attrai un'economia interessante, il problema è se attrai questi. È un caso? Allora, io credo che al di là di tutti i buoni propositi, dispositivi che vanno attuati, i presidi che vanno implementati, le forze dell'ordine, è ovvio che siamo tutti d'accordo. Su questo non vi è ombra di dubbio, ma è d'altro canto evidente che non succedono per caso in modo così sistematico e ripetuto per tutta la stagione episodi del genere. Quindi ci sono delle responsabilità tecniche circa quello che è accaduto, ma anche delle responsabilità di indirizzo politico, bisogna prenderne atto. Si è fatta una scelta e a quella scelta il mercato turistico ha risposto. Io credo che su questo si possa convenire, non bisogna mettere la testa sotto la sabbia. Io convengo con quanto ha detto prima l'intervento Bianchi, ha detto inutile dire che, vado a memoria, dentro il ristorante non ci siano, no, i capelli nel piatto. Infatti noi non dobbiamo andarci a giustificare, noi dobbiamo andare a proporre dei contenuti diversi, che non vuol dire non parlare al mondo dei giovani, che non vuol dire non parlare soprattutto a quelle fasce commerciali che sono fondamentali. Vuol dire parlare per esempio a un mercato che non è solamente under 20 o appena maggiorenne, come si direbbe diversamente, perché tra l'altro il passaggio sulla cultura e sul territorio che noi abbiamo costruito negli anni raccontava di una Riccione dove le notti per esempio erano popolate da persone anche un po' più grandi, 25, 30, 35, 40. Oggi noi abbiamo una carenza di offerta per quelli che non sono sicuramente vicini alla pensione, ma che sono un pochino più grandicelli, assolutamente inefficace. E questo lo vediamo da dove? Lo vediamo dai risultati che si leggono dagli osservatori. Noi sono 4, 5, 6 anni, ho perso il conto, che continuiamo a perdere presenze ogni anno, dai 25 ai 40 anni, costantemente. Cosa significa? Che non siamo attrattivi. Poi qualcuno dirà, ok, le presenze sono maggiori, d'accordo, quali? Il dato di quest'anno dimostra un più 68%, vado a memoria, nella fascia dei giovanissimi. Pensate che questo sia un caso? Questo, signori, non è un caso, più 68%. Quindi vuol dire che noi abbiamo sostituito, ma è ovvio, è anni che facciamo quella politica. Io non mi stupisco di nulla ed è per questo che temevamo quello che è accaduto. È ovvio. Il portafoglio turistico della città è stato rimodellato, soprattutto quando la notte è stata riaccesa, perché non siamo ipocriti qua dentro. Io chiederei un po' di silenzio, vociare almeno quando uno interviene, tutte le volte. Vabbè. Non facciamo i vergini, questa amministrazione a un certo punto ha cambiato rotta, ha deciso di riattivare la notte, purtroppo l'ha riattivata facendo delle scelte. Possono andare bene, possono andare male, ma questo è il nocciolo del problema. O noi
ci rendiamo conto che quello che è accaduto non è un caso e potrà riaccadere, possiamo mettere tutte le forze dell'ordine che vogliamo e allora attuiamo e implementiamo delle scelte, o se non prendiamo atto di quello che è accaduto e del fatto che non è un caso, non possiamo pensare neanche di militarizzare Riccione, perché nessun turista vuole una città militarizzata, la vuole sicura a tutte le ore del giorno e della notte. Non la vuole militarizzata, la vuole sicura. E questo è un asset fondamentale, la sicurezza, perché ha detto prima bene, non mi ricordo chi dei miei colleghi, abbiamo perso una grande opportunità, perché ci sono persone, famiglie, ragazzi, giovani coppie che probabilmente non torneranno a Riccione. Fare un cliente è difficile, perderlo è molto facile. Questo è il tema per il quale si doveva dibattere non 75 giorni dopo, concluda, ma dibattere, grazie Presidente, non 75 giorni dopo, ma molto prima. Perché per prendere coscienza e far testare alla città questo che è un tema, ci vogliono mesi anche per cambiare l'indirizzo o valutare di integrarlo, quell'indirizzo, con un'offerta più diversificata, che non sia quella che abbiamo visto, perché diversamente questi problemi noi non ce li scrolleremo di dosso. Grazie. Grazie consigliere Del Bianco. Si è prenotato il consigliere Pullè. È l'intervento principale, consigliere? Sì, presidente, grazie. Prego, 10 minuti. Buona serata a tutti. Era iniziato bene questo Consiglio Comunale Aperto, con dei bellissimi interventi del pubblico vostri, e era anche deviata in una posizione pacata la discussione tra noi consiglieri comunali, quindi mi ero ripromesso di fare un intervento da pars construens e non da pars destruens. Poi, al solito, arrivano le classiche disinformazioni su cui dobbiamo per forza mettere dei puntini. Quindi utilizzerò i minuti che ho in primis per la parte costruttiva. Quindi, come ho già detto, ringrazio molto. E l'intervento che noi avevamo pensato già nel mese di marzo 2021 e che abbiamo depositato in un ordine del giorno che è stato approvato con i voti della sola maggioranza, con l'astensione di alcuni della minoranza e con il voto contrario del Partito Democratico, era un ordine del giorno che evidenziava in maniera netta quelli che potevano essere i problemi di ordine pubblico di questa estate. Ma non è che noi eravamo dei veggenti, semplicemente avevamo il sentore, vista anche l'estate precedente, di quello che sarebbe potuto accadere e che non è una problematica della sola Riccione, era una problematica che si stava verificando in tutta Italia. A fronte di quell'ordine del giorno, e quella volta non c'erano tante persone ad ascoltarci in Consiglio Comunale, quindi ce ne rammarichiamo, a fronte di quell'ordine del giorno dove noi dicevamo attenzione, questa estate abbiamo sentore che ci saranno problemi, probabilmente perché dei gruppi di microcriminalità, dei ragazzini potrebbero venire giù, invadere la città e creare disordine. Chiediamo al Consiglio Comunale che impegni la Giunta e il Sindaco ad intervenire presso le sedi opportune, presso il Ministero degli Interni, presso il Prefetto, presso la Questura, per chiedere forze dell'ordine. Abbiamo sentito bene questa sera dai sindacati di polizia chi deve intervenire quando c'è una problematica di ordine pubblico: lo Stato, il Ministero dell'Interno, il Prefetto e il Questore. E questa è una cosa che è uscita chiara da questo consesso. Ebbene, in quella data, era il 14 di aprile, il Partito Democratico votò no. Non volevano evidentemente o non sentivano in quel momento il problema, perché come ci hanno spiegato anche questa sera, il problema lo volevano deviare sulla criminalità organizzata, che è un problema, ma che probabilmente non era il problema più impellente che avremmo avuto quest'estate. E quindi il passaggio che voi avete fatto con questo ordine del giorno, che va a riprendere questo tipo di problematiche, noi lo sposiamo e l'abbiamo detto subito. Ciò che
non mi trova e credo non ci trovi concorde, innanzitutto è il fatto che il consigliere Vescovi si arroghi il diritto di suprema interprete del vostro ordine del giorno e lo devi e lo porti in lidi inesplorati che non sono quelli che sono scritti nell'ordine del giorno, gli dà a questo ordine del giorno un'interpretazione autentica. Io invece rimango a quello che scrivete voi nell'ordine del giorno, anche perché il voto comune che si è comunque espresso deve essere non solo un voto comune e poi ci si continua a litigare su tutto, continueremo a litigare su tutto per capirci, ma il voto comune è su quello che avete scritto e quindi non si deve andare a modificare e ad interpretare una parola in più o in meno di quelle che voi avete utilizzato, che sono chiare, decise, precise e concordanti. Quindi io non mi metto a fare l'interpretazione dalla nostra parte di quello che avete scritto, perché quello che avete scritto è condivisibile perché lo avete scritto e noi lo accettiamo così com'è, come un ordine del giorno che andremo ad approvare. Però adesso ho 5 minuti di leggere critiche, perché ciò che si è sentito soprattutto nell'ultima parte degli interventi della minoranza fa davvero rabbrividire per le inesattezze che si sono sentite. E allora iniziamo a sgomberare subito il campo da alcuni equivoci che in questi giorni sono stati abbastanza petulanti. Questi 70 giorni in cui noi avremmo atteso di organizzare il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale che loro hanno richiesto e loro hanno deciso. No, no signori. C'è un articolo che probabilmente conoscono poco del regolamento del Consiglio Comunale, che è l'articolo 73, che ci dice che il presidente Galassi, sentito il parere del sindaco e della conferenza dei capigruppo, può organizzare una seduta aperta di Consiglio Comunale. Può. Nessun obbligo c'è di aprire un Consiglio Comunale aperto. Noi eravamo assolutamente d'accordo e tanto concordi nel fatto di richiederlo e il Presidente l'ha disposto il Consiglio Comunale. Quindi non è che noi ci siamo adeguati ad una loro richiesta, ok? Noi l'abbiamo voluto tanto quanto loro, perché su questo tema è da aprile che noi ci siamo. E allora che non si passi come se noi siamo i deboli su un argomento che è il loro, è il contrario. Noi sono mesi che continuiamo a dire che c'è una problematica, da marzo aprile che c'è una problematica, e invece la problematica è stata in qualche modo messa da parte. Abbiamo sentito, come dicevamo bene, i sindacati e per come si sono espressi, ma anche un altro passaggio è interessante, perché il consigliere Gobbi, che alcune volte dà degli spunti molto interessanti, anche questa sera ci ha dato degli spunti interessanti, dice su alcuni aspetti noi dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo collaborare, dobbiamo confrontarci, ed anche altri hanno detto dobbiamo aprire una stagione di confronto. Vero, anche per noi è così, una stagione di confronto ed un confronto aperto, Gobbi. Il problema è che forse il tuo capogruppo in Consiglio Comunale non ti ha spiegato che dal 31 di agosto noi abbiamo chiesto 4 volte 4 di sederci a un tavolo insieme alle forze di minoranza per redigere un ordine del giorno unitario e 4 volte 4 non abbiamo ricevuto risposta, nessuna risposta. Molti di voi delle categorie lo sanno, anche perché io personalmente ho telefonato ad alcuni di voi dicendo che l'idea nostra sarebbe stata quella di redigere un documento comune con l'opposizione da sottoporre anche alle categorie, però loro hanno pensato a noi di non rispondere, di contattare le categorie, di fare, per carità, un'azione politica chiara, che però escludesse il confronto con la maggioranza. Può star bene, ma non è in linea con quello che il consigliere Gobbi invece auspicava e che era anche quello che noi auspicavamo come il consigliere Gobbi. Ma altri aspetti, secondo noi, vanno in qualche modo evidenziati.
ci hanno parlato e ci hanno scritto in questi giorni di mancanza di democraticità. E allora entriamo anche in questo altro discorso. Per questo Consiglio Comunale Aperto, ma questo Consiglio Comunale Aperto parte il 31 di agosto con una richiesta loro e subito il 7 di settembre, nemmeno 10 giorni dopo, si fa una capigruppo in cui noi diamo la piena disponibilità ad organizzare un Consiglio Comunale Aperto online. Nel giro di 10 giorni eravamo pronti. Consiglio Comunale Aperto online che dava la possibilità a tutti i cittadini di Riccione, tutti, di potersi collegare ed intervenire, tutti. Ma a loro, alla posizione, non stava bene, perché in realtà lo volevano in quel momento, perché poi vedremo che non è sempre così, lo volevano in un'altra maniera, quindi aperto o al Palace oppure al Palacongressi. Davanti a 35.000 euro di preventivi, anche loro hanno convenuto che non sarebbe stato il caso. Abbiamo chiesto poi un preventivo al Palazzo del Turismo, sempre richiesto da loro, quindi tutti questi tempi si sono allungati per le loro richieste legittime, ma per le loro richieste, e pubblicheremo nei prossimi giorni tutto l'elenco, giorno per giorno, di quello che è successo, quindi alle prossime puntate ci potremo divertire su questo punto. Dicevo, arriviamo ad un certo punto del nostro peregrinare in cui il consigliere Vescovi, durante due conferenze di capigruppo, ci dice in una, e cito testualmente: piuttosto ragioniamo di un ingresso contingentato nella sala del Palazzo Comunale. Non si possono spendere 40.000 euro per fare un Consiglio Comunale aperto. Su, non prendiamoci in giro. Altro intervento della Vescovi. Se volete fare voi le verifiche con le RSPP, fatele pure però. Io la battezzerei già oggi. Si fa il Consiglio Comunale aperto nella sala del Consiglio Comunale, con le condizioni che la RSPP ritiene opportune e doveroso garantire. Cioè quello che abbiamo fatto questa sera. Ma voi avete letto sui giornali e sui social per 15 giorni accuse di ogni genere, perché non doveva essere fatto così, perché doveva essere fatto aperto e doveva essere fatto aperto a tutti. Ebbene, il consigliere capogruppo del PD è stata lei, tra le altre cose, che questa proposta l'ha in qualche modo evidenziata laddove i preventivi erano troppo alti. Quindi capite che da una parte si fa una cosa, però si dice una cosa diversa, e questo non ci piace politicamente. Concluda. Noi non concordiamo. Concludo, Presidente, ribadendo che noi ci siamo e ci saremo sempre su un confronto con le categorie, con le associazioni e anche con l'opposizione, ma ci siamo laddove l'opposizione ritenga di farlo, nei momenti delle richieste che si fanno insieme e delle idee che possiamo avere insieme per la città. Noi ci siamo, ma ci dobbiamo essere entrambi. Grazie. Grazie, consigliere Pullè. Consigliere Ubaldi, prego, 5 minuti. Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto non ho capito se è un consiglio comunale aperto o all'aperto, perché il riscaldamento mi sembra che non stia funzionando. Quindi no, è una battuta chiaramente. Mi dispiace non abbia colto lo spirito. Parto dall'ultimo intervento di Pullè, perché mi stimolo spesso lei, Pullè. Tu Fabrizio eri presente nella famosa chat che attivammo con tutta la volontà di farlo nel momento peggiore della storia mondiale che abbiamo vissuto a Riccione. Sì, c'eri, no? Ti ricordi le mie ripetute sollecitazioni e la mia volontà in condividere nella sostanza un momento che veramente era devastante, dove noi ci siamo rimessi alla volontà di un tavolo comune con la maggioranza? Ricordi anche come è finito quel tavolo, vero? Mi fa piacere che lo ricordi in maniera quasi allegra, perché io ho un ricordo molto lontano dal presupposto di unione di intenti a cui hai fatto riferimento. Io non mi assecondo alle questioni tra fazioni che non mi hanno riguardato nel 2014 quando ero candidato sindaco, non mi hanno riguardato nel 2017, non mi riguardano oggi e non mi riguarderanno in futuro. Sta città è stata, per quanto mi riguarda, abbastanza diviso e non è stato fatto abbastanza per ricompattare. Quindi io prendo le distanze da queste questioni, che grazie a Dio non mi riguardano, perché con l'ordine del giorno a cui hai fatto riferimento non ha un mio voto contrario.
Ricordo a tutti, chi non è molto avvezzo in ambito di Consiglio Comunale, che quell'ordine del giorno dava una linea di indirizzo politico molto diverso dall'essere un'ordinanza, un'assunzione di personale. E a proposito di operatività amministrativa, io le responsabilità, Andrea Bedina, sono abituato a prendermele. Questo significa che io non do assolutamente una totale responsabilità di ciò che è successo all'amministrazione del Comune di Riccione, e non perché non ne faccio parte, devo essere per forza uno che colpevolizza chi amministra, ma non pretendere che un minimo di responsabilità questa amministrazione non se la possa prendere o non se la debba prendere. Se uno entra nel ristorante che gestisco e fa danno, io la responsabilità me la prendo, perché o faccio di tutto per non farlo, come ho fatto quest'estate, dove ho tolto completamente i drink da sport, dove ho speso dei soldi nella sicurezza dal primo minuto di gioco. Cosa vuol dire? Ho avuto meno incasso, ho avuto più spese, ma io la responsabilità me la sono dovuta prendere per far vivere dignitosamente alle persone che frequentano l'attività. Amministrare non è poi così diverso. Ecco perché dico che un minimo di responsabilità, e molte volte questa tendenza ad appoggiarsi a questioni del nazionale non basta. Non basta, perché è vero che dal nazionale, è verissimo quello che ho sentito stasera, anche in alcuni aspetti, che la Polizia di Stato e quant'altro può e deve arrivare da Roma a livello di organi a supplenza. Ma quello che ho visto fare quest'estate, e non lo faccio in maniera populista, quello che ho visto fare ai carabinieri e alla polizia locale è stato incredibilmente straordinario, ma non bastava, non è stato fatto abbastanza, un minimo di responsabilità ce la si deve prendere. Ho sentito parlare anche di problemi legati ai giovani su qualche intervento. Io non perché ho dei figli, se i miei figli sono dei maleducati la colpa è dei genitori, del padre e della madre, a partire da me. Quindi io sono convinto che ci sia un problema sociale. È un problema di educazione civica, che tutti abbiamo l'obbligo e il diritto di tenere sotto la lente d'ingrandimento, a partire da come educhiamo i nostri figli, perché i nostri figli vanno all'estero come gli altri vengono a casa nostra, e quindi dipende molto da noi, e una sensibilizzazione amministrativa in questo caso deve esserci, perché credo che la sensibilità di ognuno di noi, da chi fa l'operatore da spiaggia, l'albergatore, il ristoratore, è fondamentale nel saper accogliere e educare anche un turista. E al tempo stesso mi rilego a questo punto di vista a un problema più grande. Parliamo di sicurezza, e la sicurezza per me è fondamentale, ma parte da un concetto molto più ampio. Riccione ha bisogno di un periodo di grande respiro. Riccione ha bisogno di volare un po' più alto, perché è una campanella più lunga del solito. Riccione è un periodo, finisco molto brevemente, Presidente. Riccione, l'ho anticipata io. Riccione è un periodo molto importante, ha bisogno di volare alto, perché io credo che la sicurezza passa anche dal tema che abbiamo sentito nell'ordine del giorno, nella linea di indirizzo presentata dalle categorie stasera, ed è la rivalutazione del brand. Questa città ha bisogno di rivalutizzare il proprio brand. Rivalorizzarlo vuol dire scegliere il turismo e la fascia turistica del nostro futuro. E oggi è un momento molto importante per farlo, perché i problemi di sicurezza che non avremo domani saranno figli delle linee di indirizzo politico che questa città oggi ha bisogno più che mai. E io credo che debbano essere molto, ma molto più incisivi e decisi e coraggiosi di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Grazie a tutti, chiaramente sposo completamente le linee esposte questa sera dalle categorie. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Ubaldi. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Andruccio, li prego, 5 minuti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. E innanzitutto ringrazio le categorie che hanno presentato l'ordine del giorno che abbiamo condiviso.
Il primo punto è questo: se questa sera siamo qua in quest'aula sicuramente è per l'iniziativa delle minoranze, che la maggioranza non ha potuto fare che accogliere visto i gravi avvenimenti che sono successi e visto comunque il bisogno di riportare il tema della sicurezza a un confronto ampio e condiviso con la città. Quello che noi avevamo già chiesto ad aprile, quando avete approvato il vostro ordine del giorno, che ci ha visto contrari non perché eravamo contrari all'invio delle forze dell'ordine, cioè, quella è una cosa, cioè, sarebbe stupido, no? Ma non c'è neanche bisogno di un ordine del giorno per chiedere, perché il sindaco debba chiedere l'intervento di ulteriori agenti da parte del Ministero dell'Interno. È un'attività che tutti i sindaci di tutte le località turistiche fanno ogni anno. Il problema poi si scontra evidentemente con delle logiche ministeriali che non sono solamente del Ministero dell'Interno, ma riguardano le attività di governo, i fondi a disposizione. È un tema molto, molto ampio. È chiaro però che il tema sicurezza, per quello che possiamo discutere noi in una città, debba essere condiviso con tutta la città. È una questione di saper creare quelle relazioni positive che devono avere le istituzioni fra di loro, ma anche la cittadinanza in tutte le sue declinazioni, categorie, rappresentanti sindacali, cittadini. Ed è chiaro che questo lavoro andava fatto prima. Ora arriviamo a questo documento condiviso da tutto il Consiglio Comunale che le categorie ci hanno generosamente proposto. E penso che questo possa essere solo un punto d'inizio, chiaramente. È un auspicio. E il mio auspicio sarebbe questo, perché altrimenti rischiamo che stasera di votare un documento che poi resti un po' una lettera morta e da domani il mondo continua a andare come è sempre andato. Io penso che abbiamo la responsabilità, noi amministratori, in primis la giunta e il sindaco che sono al momento al governo di questa città, di ricostruire le condizioni affinché la nostra città sia percepita come una comunità che è capace di affrontare questi temi e queste situazioni che forse purtroppo potranno anche in futuro riaccadere in modo diverso, perché è chiaro che non possiamo mettere un poliziotto accanto a ogni minore malintenzionato che viene nella nostra città. È chiaro però che noi abbiamo invece il dovere di ripensare la nostra città, il nostro turismo, di capire quali sono i punti di forza che abbiamo storicamente avuto, che continuiamo a avere, e come migliorare la nostra offerta turistica, la nostra accoglienza, per poter dare quella risposta quell'esperienza di vacanza sicura, di vacanza piacevole, che i nostri ospiti si aspettano e che i nostri cittadini anche nel vivere la città quotidianamente anche essi desiderano. E questo può avvenire solo se innanzitutto riusciamo a riappacificare il clima di questa città, che non è affatto sereno. Questa sera già l'abbiamo visto, perché purtroppo non si può azzerare tutto. Io francamente, questa è la mia prima esperienza amministrativa, ma non capisco e non capirò mai quell'attaggimento un po' manicheo di considerarsi, di considerare sé nel bene e gli altri nel male, no? Cioè, così. Io penso che ognuno di noi, ogni forza politica, ogni rappresentanza nella città abbia, diciamo, il proprio contributo da fornire alla città. E nessuno si può arrogare il diritto di pensare di essere il depositario di una verità assoluta in questo senso. Quindi io apprezzo l'ordine del giorno perché coglie la complessità del tema. È un tema complesso a cui non si possono dare risposte facili, non si possono dare neanche risposte, ahimè, definitive, perché il mondo è in continua evoluzione, ma che deve, proprio perché è così,
ma che deve obbligare la comunità e chi la comunità la governa a saper cogliere e affrontare il tema in condivisione con tutti. E questo è quell'unica cosa che può permetterci di saper gestire di volta in volta le situazioni e di poter apportare quei correttivi che servono per affrontare il tema in maniera più efficace. Consigliere, il tempo. Sì, non ho sentito la parola. È rimasto 50 minuti perché è partito un po' male. Che... Ah, ok. 50 minuti sono tanti, consigliere, mi dispiace. Non sentivo la campanella. Ma non è partita perché abbiamo avuto... Scusi, Presidente, io ho finito. Ecco, quindi il mio auspicio è questo, che da questo documento che giustamente coglie la complessità di un tema, si possa poi, ognuno per le proprie responsabilità, affrontare in maniera efficace. Chiaramente non facendo della condivisione una parola che ci diciamo e poi resta lettera morta. La condivisione vuol dire essere aperti, vuol dire aprirli quei tavoli di cui parlava anche all'inizio del Consiglio Comunale Diego Casadei, vuol dire anche saper fare delle scelte politiche sul nostro turismo precise, come consigliava anche il dottor Corbelli. Quindi ecco, se vogliamo fare un servizio alla nostra città, secondo me questa è la linea. Ognuno di noi ha dei contributi da apportare e non penso che ci si possa arrogare, lo dico un'altra volta, ecco, il patrimonio totale di quello che è la soluzione. Non c'è una soluzione unica, c'è un insieme di soluzioni, c'è un atteggiamento da avere. Grazie. Grazie, consigliere. Ci sono altri interventi? Se magari mettiamo a posto il tempo, se no parte altri 50 minuti. Se non ci sono altri interventi, assessore? Sì. Prego. Mettiamo il tempo per cortesia. Grazie Presidente, una gran bella serata questa, finalmente una bella sala vivace ed in presenza e vi invitiamo a partecipare anche alle prossime sedute di Consiglio Comunale in questa che è la vostra casa comune e che è la nostra casa comune. Io mi sono segnata alcune frasi degli interventi che ho avuto modo di apprezzare soprattutto dagli ospiti presenti. E sono frasi che sono un po' la sintesi positiva di questa serata di confronto. E quindi Casadei ci ha parlato di un documento della città per la città. E questa è una bella espressione che sposiamo e condividiamo perché rappresenta veramente il cuore dell'attività che è stata svolta da tutte le associazioni di categoria. Riccione gode di ottima salute, è vero Mauro Bianchi, non dobbiamo dimenticare che abbiamo anche dei grandi elementi di forza che ci permettono di essere attrattivi al di là di alcuni passaggi critici che ci hanno interessato in questa stagione. E poi gli interventi dei segretari provinciali del SIULP e del SAP. Le responsabilità ricadono sul Ministero. Pochi rinforzi, posti estivi chiusi. Fare chiarezza sulla gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico che sono in capo al signor Questore e al Prefetto. Credo che in questi interventi, unitamente a tutti gli altri che abbiamo avuto modo di ascoltare questa sera, ci siano dei passaggi chiari, puntuali e precisi, che ci fanno comprendere anche quanto la nostra città sia in realtà consapevole delle proprie grandi capacità, delle proprie grandi opportunità e anche di qualche criticità che insieme, sono d'accordo, e questo è lo spirito che ci deve venire questa sera, dobbiamo insieme risolvere. Un grazie lo rivolgo a nome di tutta la Giunta e dell'amministrazione, ma credo di tutta questa sala consiliare, a tutte le forze dell'ordine che con grande professionalità e abnegazione operano quotidianamente nella nostra città per garantire la nostra sicurezza e quella dei nostri ospiti.
Un lavoro prezioso e costante, svolto, e questo ci tengo a dirlo, in stretta sinergia con il nostro corpo di polizia intercomunale, sotto la guida di un grande professionista che si chiama dottor Achille Zecchini, e che ringrazio perché quest'estate è stato presente sul territorio tanto e quanto i nostri agenti. Quindi un grazie sentito, dottor Zecchini. Un grazie particolare lo abbiamo rivolto tutti alle associazioni di categoria che si sono adoperate per andare a stilare questo importante documento. Io ho apprezzato i toni pacati e distesi di tanti interventi e anche quelli un pochino più vivaci, dei quali voglio cogliere però sempre e comunque lo spirito costruttivo e lo spirito propositivo che anima l'intero ordine del giorno che insieme andremo a votare questa sera. Ci tengo a dire anche un'altra cosa importante. Questa giunta non si è mai sottratta al confronto con la città. Tante sono state le occasioni di confronto, di consigli comunali aperti che abbiamo voluto proprio per poter coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva. L'abbiamo fatto sul tema del commercio, l'abbiamo fatto sul tema della sanità, sul tema del progetto UNESCO e ci siamo questa sera. Non ci siamo mai sottratti e mai lo faremo, perché quello che ci piace è il dialogo costante con tutta la nostra comunità, ivi rappresentata dai presidenti delle associazioni, dai presidenti dei comitati e dai singoli operatori con i quali abbiamo la fortuna di dialogare quotidianamente su tanti aspetti che interessano la nostra bella comunità. E quindi molto molto bene questa analisi sulla stagione estiva, quale appunto occasione di confronto per raccogliere le vostre istanze e condividerle e per presentarle poi in maniera intelligente, come si deve fare, nelle sedi competenti e alle figure competenti che sono deputate alla sicurezza e all'ordine pubblico in questa città. Lo abbiamo fatto prima, ma lo ripeto, è fin troppo ovvio ricordare che garantire la sicurezza in tutte le sue forme è compito fondante dello Stato e delle sue articolazioni sul territorio. Ma siamo altrettanto consapevoli che tutte le amministrazioni, a partire da quelle locali, a seconda delle competenze e delle responsabilità, e lo sottolineo, a seconda delle competenze e delle responsabilità, debbano affrontare con grande impegno e con grande rigore tutti i fenomeni di disordine urbano che si sono verificati, legati ad esempio alle baby gang, al susseguirsi di episodi di violenza e microcriminalità. E proprio questo ha fatto questa amministrazione, sempre nel rispetto delle proprie competenze e sempre con la consapevolezza di doversi muovere nell'ambito di un perimetro definito per non scavalcare le proprie competenze, perché noi non possiamo sostituirci a nessuno in termini di ordine pubblico e sicurezza, ma stiamo al fianco di, andiamo a supporto di, integriamo l'attività di qualcun altro. Ed è giusto, secondo me, secondo noi, restituire il lavoro fatto non soltanto da questa amministrazione, ma da tutti gli operatori che hanno lavorato duramente nel corso dell'estate. E partiamo, per quanto riguarda l'attività di questa amministrazione, dall'ordine del giorno di marzo, di cui il consigliere Poulet ha dato ampia spiegazione rispetto anche a chi ha votato cosa, perché poi non dobbiamo mai dimenticare che insomma qualche responsabilità ce l'abbiamo sempre e tutti comunque, dobbiamo essere bravi e capaci nell'assumerla indipendentemente dal ruolo di essere maggioranza o opposizione in questa città, o minoranza. Mi piace più il termine minoranza rispetto a quello di opposizione. Il 26 aprile è stata inviata una lettera al prefetto, una lettera molto corposa, nel quale si metteva a conoscenza, si rendeva edotto il prefetto in merito alle situazioni di criticità che già avevamo in qualche modo percepito dalla stagione precedente. Abbiamo... Ho già finito, Presidente? Qualche minuto in più? E quindi passiamo dalla lettera al prefetto al momento in cui il sindaco ha incontrato il capo della polizia,
ai soldi, ai fondi che abbiamo stanziato per le guardie particolari giurate, ai turni aggiuntivi che abbiamo assicurato alla polizia locale, al costante continuo e la costante continua interlocuzione con prefetto e questore, di cui qualcuno in questa sala si è tanto preoccupato, come se questa amministrazione stesse dormendo, stesse sottovalutando un tema così importante e delicato. Abbiamo chiesto rinforzi in tutte le occasioni, non ultimo in una lettera che il sindaco ha consegnato brevi mano al ministro Lamorgese, chiedendo rinforzi strutturali per la stagione successiva e l'apertura dei due presidi di polizia, per i quali, ricordiamo, questa amministrazione ha investito soldi del comune proprio per dare il senso della concretezza, il senso del fare di questa amministrazione sul tema della sicurezza. Ecco, io chiudo soltanto con un sentito ringraziamento a tutti i presenti, quindi alla maggioranza, alla minoranza, alle associazioni di categoria per questa bella e preziosa occasione di un confronto allargato, che rappresenta sempre comunque per noi un'occasione di stimolo e di pungolo per migliorare quella che è la nostra azione di governo in favore della bella e ricca comunità riccionese e in favore dei tanti turisti che abbiamo ogni anno il grande onore di ospitare nella nostra bellissima città. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Sindaco, vuole intervenire? Prego un attimo che partiamo, prego. Sì, ne ero convinta quando siedevo lì, ne sono convinta ancora di più quando la città di Riccione mi ha dato l'onore di rappresentarla. Il Consiglio Comunale Aperto è una grande risorsa e credo che questa sera, così come nelle altre occasioni che già i consiglieri hanno ricordato, ci siamo tutti arricchiti, perché nel dialogare, nell'aprirsi al confronto e nell'ascoltare soprattutto, ci sia un crescere per tutti. È un Consiglio Comunale Aperto anche di estrema interesse e importanza per la città di Riccione, perché abbiamo insieme dialogato e dibattuto su una vicenda, quella estiva, che ci ha tutti molto sorpresi e anche coinvolti. Però occorre mettere alcuni puntini ai loro posti. L'ordine del giorno, quando viene approvato da questo consesso, che voglio ricordare, il consesso politico più importante della città di Riccione, viene raccolto dall'amministrazione, quindi da tutta la giunta, e non resta una lettera morta nei cassetti, ma anzi, da lì si dà immediatamente impulso ad un'attività. Lo è stato ad aprile, quando questo Consiglio Comunale ha approvato l'ordine del giorno, che rappresentava già una preoccupazione sulla stagione estiva 2021, perché da lì a poco, con la lettera al prefetto che ora ricordava l'assessore Raffaelli, il prefetto ha convocato un tavolo provinciale di ordine e sicurezza pubblica, dove, dietro la mia presentazione dell'ordine del giorno e della mia grande preoccupazione, il signor presidente della provincia ha detto che non c'erano quegli eventi, che non bisognava preoccuparsi delle baby gang, che non era un fenomeno. E hanno voluto trasferire al prefetto come rappresentare nell'amministrazione comunale di Riccione un'amministrazione che non era collegata alla realtà e che quindi tutte quelle cose che noi volevamo dare a rappresentare nelle sedi corrette e nei tavoli giusti erano semplicemente delle nostre fantasie. Noi non ci siamo però arresi, siamo andati addirittura dal prefetto Giannini, il capo della polizia, e con il piacere di conoscerlo, dato che era stato da poco insediato, abbiamo immediatamente rappresentato a lui la preoccupazione, il fatto che si sentiva già nell'aria che non si sarebbero aperti i posti di polizia, e quindi abbiamo assolutamente rappresentato a lui che non poteva essere una colpa lo svolgere correttamente un'attività stagionale, estiva, molto importante, che speravamo potesse aprirsi in maniera veramente fortunata dopo una pandemia, e che dovevano aiutarci, supportarci dal centro, dal Ministero. Questo per dire che, così come lo è stato allora, così sarà questo ordine del giorno,
che raccogliamo a braccia aperte, perché sarà votato all'unanimità in quanto già sottoscritto da maggioranza e minoranza, perché da lì partiranno quelli che devono essere gli input che voi avete già mandato. Però voglio anche su questo precisare alcune situazioni. Il corpo della Polizia Locale è un corpo che necessariamente è sulla base di quello che le leggi dello Stato permettono, perché abbiamo dei limiti nel fabbisogno del personale, non possiamo assumere senza limite, cioè tutto il personale che vogliamo, ma necessariamente dobbiamo sottostare a dei numeri. Abbiamo già svolto un concorso, già fatto, abbiamo già una graduatoria dalla quale attingere le nuove assunzioni. Vogliamo ricordare che il personale della Polizia Locale, e su questo vorrei che alcuni consiglieri che forse non hanno tanta attenzione nei confronti della propria amministrazione si soffermassero meglio, il nostro corpo della Polizia Locale è un corpo formato, è un corpo attrezzato, perché quello che si diceva poc'anzi di spray o di altri, diciamo, strumentazione è già assolutamente nelle disponibilità del corpo, perché così deve essere. E vorrei, se volete, possiamo anche fare una visita alla stazione della Polizia Locale e vedere come effettivamente operano, perché sono persone capaci, professionali e che sono assolutamente, hanno amore per la città di Riccione, quindi danno il massimo. Vorrei ricordare che accanto agli uomini della Polizia Locale anche gli uomini del Carabiniere quest'estate hanno rinunciato alle ferie, tutte, subito, hanno annullato i turni di ferie. Per questo voglio ringraziare il capitano dei Carabinieri, Luca Colombari, che con il richiamo della necessità non ha aspettato un secondo per fare appunto e mettere a servizio tutti gli uomini, ma era assolutamente impossibile, come avete visto, con quelle poche forze che erano presenti e con quelle che sono state le precisazioni che gli stessi esponenti provinciali dei sindacati della polizia, sia SULP che SAP, hanno evidenziato, non era assolutamente possibile far fronte. Abbiamo, se ricordate, convocato anche durante la stagione, disturbando gli operatori, perché non amiamo convocare gli operatori economici durante il periodo in cui dovrebbero lavorare. Ci siamo visti in pieno agosto, in pieno luglio, effettivamente l'avete ricordato bene, abbiamo emesso l'ordinanza il 4 d'agosto, solo dopo aver parlato con le categorie, dove ci siamo confrontati e dove abbiamo fatto più e diverse proposte per capire cosa si poteva fare di fronte a degli imprenditori che imprenditori non sono, perché non è vero che questa sia una terra invasa dalla mafia. Ci saranno infiltrazioni e anche su questo voglio ricordare che noi i controlli li facciamo e come dice la legge, però non è che ci mettiamo a fare la Digos. Noi i controlli li facciamo e poi li trasferiamo alla Guardia di Finanza e al prefetto con cadenza fissa e periodica. Però nella maggior parte dei casi non è questo che ci preoccupa. Ci preoccupa invece la presenza, come abbiamo potuto vedere in città, di imprenditori che imprenditori non sono. E non parlo di coloro che voi rappresentate. Sono coloro che, a memoria del 2014, come avevamo qualificato loro, prendono, non imprendono, non intraprendono. Sono coloro che vengono e cercano veramente di succhiare quello che è il momento, la risorsa e l'opportunità, senza aver nessun pudore e senza avere nessuna remora. Ed è a questo che vi faccio appello, associazione di categoria. Cercate, come dobbiamo tutti noi, di creare gli anticorpi per questi imprenditori. Non tutti devono essere associati per forza. E vi chiediamo veramente fortemente di essere nelle condizioni di poter voi stessi selezionare i vostri iscritti e darci l'aiuto e il supporto per poter avere sempre di più un'economia sana e un'economia che ci permetta di crescere. Vorrei anche, se ho ancora qualche minuto, proprio perché lo ricordava poc'anzi, due pagine, la lettera che ho nell'occasione dell'incontro con il ministro Lamorgese consegnato personalmente, perché è veramente importante, perché fa capire che il 13 settembre 2021 come amministrazione avevamo già prettamente capito che l'estate 2022 doveva essere immediatamente messa in sicurezza e quindi mi sono permessa
non tanto solo come comune di Riccione, ma come territorio Romagna, di fare presente al Ministro che un comune, una località, un territorio non può avere la colpa di saper fare bene il proprio mestiere ed essere capace di attrarre turisti. Questo non può essere una colpa, ma loro devono supportarci, aiutarci, perché ci devono garantire, insieme ai nostri appunto uomini della polizia locale, di garantire la sicurezza, che oggi è un elemento fondamentale del fare turismo. Con questa lettera gli chiediamo uomini, gli chiediamo immediatamente rinforzi per la prossima stagione. Ma io vi dico di più, non vorrei neanche più arrivare a dover chiedere uomini. Ed è per questo che nell'ambito del G20 delle spiagge noi abbiamo elaborato una proposta di legge che ci porterà presto a presentarla alla Commissione Giustizia del Parlamento e alla Commissione Turismo del Parlamento, una legge che dia dignità a queste città che hanno una particolare conformazione, la cosiddetta conformazione a fisarmonica. Sono una cosa nel periodo invernale, sono tutt'altra cosa nel periodo estivo. E non è più possibile che a questo fenomeno, che non è spontaneo o di ieri, ma è oramai fisiologico, devono necessariamente corrispondere degli automatismi, tra i quali quelli che possono garantirci la sicurezza, quindi uomini, presidi e posti fissi di polizia. Volevo solo concludere, se il Presidente me lo permette, nel ricordare che oggi pomeriggio sono stata contattata dal sindaco di Forte dei Marmi. Forte dei Marmi ha fatto una lettera inviata ai sindaci dei più importanti comuni italiani, e noi siamo stati da lui contattati ed è un onore, perché hanno vissuto lo stesso identico nostro periodo estivo. Loro stesso in questa lettera, che se volete vi posso anche estendere, ci rappresentavano il fatto che d'inverno sono 7.000 anime e d'estate 50.000 anime. Che questo, a queste differenze loro in realtà non riescono a rispondere con i pochi uomini, ahimè, dottor Zecchini, lui dice dei vigili, nonostante ci sia da anni, come ricordo, questa modifica, non riescono logicamente a rispondere, ma soprattutto lamentano l'impossibilità di assumere in maniera proporzionata uomini della polizia locale e chiedono, udite udite, a tutti i sindaci in una call sabato mattina che faremo alle ore 11 di andare a sottoscrivere un documento affinché il Ministero della Pubblica Amministrazione ci dia più soldi e libertà di assunzione nei comandi delle polizie locali usando la tassa di soggiorno, perché anche questo è da dire. La tassa di soggiorno è una tassa di scopo, viene ad essere utilizzata nell'ambito delle amministrazioni non per qualsiasi spesa, ma per spese ben determinate e definite. Noi oggi non possiamo con quella tassa assumere, ad esempio, anche se è venuto dai banchi dell'opposizione, non dovrebbe venire perché insomma i consiglieri dovrebbero conoscere i meccanismi della pubblica amministrazione, non possiamo assumere, oltre al fatto che non li possiamo assumere perché abbiamo vincoli di appunto fabbisogno. Questo per farvi capire nella coincidenza particolare del Consiglio Comunale, come, e non vuole essere una scusa, come comunque le amministrazioni consimili a noi si stanno muovendo anche con altre amministrazioni per cercare di cambiare il meccanismo, perché è giusto e corretto lavorare insieme, è giusto e corretto sottoporre ad una città anche argomenti così importanti, perché sono sicuramente questi momenti, come dicevo, molto arricchenti, però non bisogna assolutamente mettere in secondo piano quelle che sono ruoli, compiti e determinate funzioni. Vi ringrazio comunque a tutti perché mi avete veramente arricchito, e grazie perché in questo modo siamo veramente una grande comunità. Grazie. Grazie, Sindaco. Ora saremmo arrivati alle 3 ore di serata. E
però essendo rimaste solo le dichiarazioni di voto e le votazioni, consiglieri, chiedo a voi il permesso di poter continuare a concludere il Consiglio Comunale. Quindi io direi di dichiarazioni di voto, se ce ne sono, consiglieri. Consigliere Conti, prego. Presidente, è partito il microfono? Sì, sì, la sentiamo. Sì, io volevo incentrare il mio intervento tutto sulla collaborazione. Dopo la lettura della lettera della sindaca al ministro Lamorgese, forse ho capito male io la data, ma è 21 settembre? 13 settembre. Quindi faccio i complimenti per l'intuizione, il 13 settembre abbiamo capito che avevamo bisogno di uomini. Peccato che era già successo tutto. Va bene, va bene, va bene. Un'intuizione geniale da presentare in Consiglio Comunale. La collaborazione comunque era lo spirito dell'intervento e lo spirito di questa serata. Siamo qui per collaborare insieme alle parti della città per risolvere un problema che è stato gravissimo. Concordo con quasi tutti gli interventi che si sono succeduti. La parola impegno è una parola che abbiamo sentito più volte dai relatori e dagli intervenuti, e l'impegno è quello che noi promettiamo per collaborare nella risoluzione di questo problema. Non sono convinto che non ci sia stato un problema così grave da intaccare il brand Riccione, perché o probabilmente io ho frequentazioni un po' diverse da qualcuno degli intervenuti, Mauro che è anche un amico che non vedo, però io Riccione, che figata, dalle persone che ho frequentato quest'estate l'ho sentito poche volte. Purtroppo ho sentito invece molta preoccupazione per i figli giovani che andavano in giro, ma probabilmente io sono un pochino più grande di Mauro e le mie frequentazioni hanno un'età differente. Detto questo, però, il nostro voto sarà assolutamente favorevole, abbiamo contribuito e abbiamo firmato questo ordine del giorno e quindi collaboreremo per risolvere un problema che, dopo gli interventi a maggior ragione del consigliere Poulet, che dice che già c'era un sentore l'anno scorso e mi trova concorde in questo, però vogliamo collaborare per risolvere un problema che avete dimostrato ampiamente da soli di non essere in grado di risolvere. Per questo il nostro voto sarà favorevole e il nostro impegno sarà massimo. Grazie. Grazie consigliere Conti, mi scusi. C'è qualche altra dichiarazione di voto? Anche se già ampiamente espresse? Non fatele. Non. Era un non fatele esplicito quasi. No, io. Lei legge cose che non dico, consigliere. Voglio essere umano, non potete immaginare. A questo punto pongo in votazione la proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto linee di indirizzo sul tema della sicurezza, ordine pubblico, presentata da tutti i gruppi consigliari di maggioranza e minoranza. Prego, consiglieri, potete votare. Aspettiamo l'esito, anche se scontato. All'unanimità, con 23 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale all'unanimità approva quest'ordine del giorno. Complimenti a tutti e alle ore 24:30 dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Thank you.